scusate, ho fatto così. Eccoci qua, siamo dentro, siamo ufficialmente live. Ciao! Ciao! Io mi stai vedendo una merda. Sì, non ti preoccupare. Fate una domanda. Come potete notare, c'erano film di Woody Allen dove lui era sfocato e io sono invisibile questa sera. Pozza di invisibilità per me. Aspetta, ecco. Sì, esatto, abbiamo dato esatto, la pozza dell'invisibilità. Com'è la temperatura? La temperatura ognuno nella vostra casa, situazione? Mi metti ancora un po' più a destra? Io sono sciolto, per quello non mi si vede. E mi getta l'anello dentro la camera. Guarda, io c'ho un faro puntato, ragazzi. Grazie. Come cioè, io so contare, ho le finestre aperte, sono delle vicine tempestose. Quindi... Io ho messo il ventilatore tipo elicottero qui a un centimetro, va bene. Io ce l'ho sulle gambe, ce l'ho proprio sotto il tavolo. Oh, io ho messo l'aria condizionata. Come c'hai il ventilatore sulle gambe? Nel senso che da sulle gambe ce l'ho sotto il tavolo. Daniele, per cortesia. Non lo so, non lo so. Una volta sono rimasto americana. La politica americana che ha detto non metto la mascherina come non metto le mutande perché deve respirare. No, ma era una cosa simpatica, però mi ricordo in Brasile eravamo lì per i mondiali di calcio e c'erano tutti gli inviati ovviamente di tutte le varie televisioni, però ovviamente facevano i collegamenti dall'hotel e quindi c'erano le piscine, c'era una temperatura così come adesso, tutti bagnati. E io mi beccavo sempre, e sono stato quello che poi l'ha sputtanato, Pardo, che faceva il bagno in piscina, poi usciva, si asciugava velocemente, si metteva camicia, giacca e sotto costume da bagno, però non si vedeva mai perché il taglio era così come noi, no? E quindi insomma, sta cosa qui potrebbe essere. Tu hai visto almeno una partita, hai visto almeno una o neanche quella? No, beh, sì, tutte quelle che ha giocato l'Italia in quel mondiale lì. Quindi Madonna. Vuol dire 2-3 quante che ne avevamo giocate, non mi ricordo. Che gaggio. Ci chiedono, ragazzi, ma Trinket e Staffington, ebbene sì, sono separati, ma comunque nella stessa diciamo, spazio. Perché siamo un botto merda, quindi da quando ci hanno diviso in gioco abbiamo deciso di separarci nelle gambe. Ragazzi, l'unico meta qua sono io, ricordatevelo, che sono ufficialmente dentro il gioco, anzi vi dico stasera, io la chat... Tutto quello che sento del master per me è tutto Lorenzo. Lorenzo, posso dire una cosa? Dai. No, volevo sottolineare che l'unica volta che sono separati, però guarda il look, guarda lei come è chitta sempre, non è vero, dai. Daniele così no, proprio. Sto scherzando. Stasera ho approfittato, mi sono fatta vincitore, Ho approfittato del Pride, sono tutta Pride. Scusate, momento abbiamo un vincitore. Cioè? Uno che scrive, scusate, ma Narada è Daniele Bossari? Buongiorno, ben arrivato! È la oggi... prima sessione. È la perché prima c'è sessione. La stanza illuminata oggi, Daniele. Ragazzi, vi devo dire una cosa. Dani mi ha fatto l'intervista fighissima domenica scorsa da lui, ma ho ricevuto centinaia di messaggi da amici che magari non sentivo da una vita, che mi ha scritto, ma che figata, cos'è sta roba di D&D, che figata, questa settimana ho fatto un quantitativo di sessioni indescrivibile per far provare a tantissimi amici il gioco di ruolo, ed è stato fighissimo, perché mi ha detto, ma quando è che inizia la campagna con Daniele? Io no, ragazzi, ragazzi alla fine. È finita! Ma infatti però, ti hanno chiamato perché ti hanno sentito in radio da Daniele? Sì, infatti una figata totale! Ma mi sono divertito come un imbecille. Sono stato in radio da Daniele e non mi ha chiamato nessuno. Questo che è chiamo io. La domanda. Quando sono andato io mi ha chiamato la mia mamma. A me. Lorenzo, ti ho sentito in radio, grazie. Facciamo la prova del 9. Allora, Daniele, chiamerà pure me. Non certo, infatti, una piaga, grazie. Se mancate voi, io tanto vado avanti. Scusami, ci ho pensato. Io posso parlare di giochi da tavolo. Di giochi? I giochi da tavolo posso parlare? Certo, quella mi è rimasta. Assolutamente. Comunque, esatto, ci siamo. Tanto è arrivata una domanda, se non sbaglio, che diceva, ma come si sono conosciuti la scenicchia romana, come si è conosciuta tra di loro, fondamentalmente? Ma penso odiandosi nel fumetto mondo, no? Ma credo proprio di sì. Cioè, penso. No, nel fumetto che siamo presentati al Gran Maestro, noi decidiamo chi ciò che pubblica, che fumetti fanno, quindi... È solo un'associazione mattonica. Esatto. La cricca. La famosa cricca. La famosa cricca. Yes.
Ah beh, io invece l'ho conosciuti perché lavoro a Asmodee Italia, noi facciamo D&D e quindi... O Drawings and Dragons. Andata, era in mezzo del fumo che era Monteleone. Avevano organizzato un party di D&D così, io non conoscevo né Roberto né Riccardo, e però conoscevo Michele e ha detto anche un giocatore, vuoi giocare con noi? Mi ha fatto capire sul suo trenino magico. con questa voce te l'ha detto proprio così. Ma la tua vita era meglio prima o dopo? La mia vita era meglio in quell'esatto momento, poi prima e dopo a panino, non è stato un momento alto. Allora, il master c'è, dice, il problema è che il master in questo momento è invisibile, però c'è. Io non avevo capito, talmente non abbiamo ancora iniziato, ora iniziamo. Ah, pensavo che c'avesse il mantello dell'invisibilità della Rowling che toglie i master e... È quello che non ti fa vedere Stephen King, il mantello dell'invisibilità. E mi toglie Twitter. Rowling che mi toglie Twitter. Rowling. Che figura di merda. Vabbè. Chiedo un attimo scusa perché probabilmente mi dovrò alzare ogni tanto, però poi da un certo punto in poi potrò... Non ti preoccupare, che lo square house è una cosa umana, è una cosa che noi accettiamo, l'importante è, come mi ha insegnato, è non cagarsi dentro. Cominciamo subito con contenuti altissimi, sono contenti. Io però, come i giapponesi, mi prenderò un asciugamano per asciugarmi, perché sto sudando. Bravo, ottima idea. Vi ricordate? No, adesso tiro fuori un aneddoto che gli altri ragazzi, quando abbiamo presentato la prima volta al Bari Comics, come si chiamava, ragazzi, vi ricordate che abbiamo fatto quella sessione al Big Geek con 800 gradi? Mamma, e io andavo in giro, ero andato in bagno, ero andato a trovare il rotolone di carta igienica, esatto, che mi asciugavo, eravamo fradici, eravamo mamma fuori mia. Per cercare mamma mia, che magia, quanta magia quella giornata lì. Te la chiami allora, magia? Quanto fa ridere il formaggio squacquerone, regà? Per me la parola squacquerone mi fa un sacco ridere, scusate. Ma come non si è messa da Bologna? Sì, ma è una cosa normalissima, cioè, come dire, quanto mi fa ridere la parola pizzetta? Che te devo dire? Però pizzetta pure un po' mi fa ghignare anche quella. Sei una persona che ride molto spesso, mi sembra di capire. Poi se mi dite caccona, io proprio scoppio in una maniera... abbiamo il trigger. L'umorismo grado zero. Cacca. La cosa che mi piace di più di tutti di stasera sarà l'anno scorso, quando abbiamo fatto l'ultima sessione di Drawings and Dragons, è finita malissimo. Ma infatti io sto già non a per Riccardo. Ma scusami Lore, tu dove sei? Cioè, andiamo a berci una birretta dopo, cioè andare a bere una birretta dopo per festeggiare. Si potrebbe anche io e te così davanti a guardarsi negli occhi. Sì. Duri come degli schiavi. No, ci presentiamo in vespetta a casa di Dani in Culonia. Tirandogli le di quei sassi alla finestra. Esatto. Dani fa finta di non esserci. Suoniamo e facciamo scusi, può uscire Dani a giocare con noi. Ma faccia la moglie che a gran sorpresa c'ha un canne mozze e inizia a sparare di là. No, ma sale, caricato a sale, bello. Dario. No, sale. Dario, dopo facciamo quella cosa che mi affaccio alla finestra e a te la inquadri? Va bene. Dai. Intanto ragazzi, vi informo che qualcuno di voi non è su Roll20, tipo Roberto. Tipo io. No, io ci sono. No, non sei su Roll20. No, non è vero. Non ho scritto in tre, non ho spinto in tre in partita. Hai già scaldato i dadi? No, siamo tutti neri su... È esploso un attimo, scusate, non so perché. Cioè, non è possibile, che non è possibile. Ecco Blackface. Ho fatto uno. No, ti prego. Vabbè, aspetta, lo scaldo pure io, vedo se funziona. Ha bisogno di scaldarsi? Guardate come gritto, guarda come gritto. Scaldiamo le manine? 17. Io non ho capito se si è visto. Fatto uno! È possibile. Ho bruciato il mio 17. Allora, ragazzi, siamo arrivati... Comincio ufficialmente? All'ultima sessione. No, non ancora per il cazzeggio, volevo solo fare un po' di ringraziamenti prima, perché sennò alla fine me li dimentico sempre. Okay. Innanzitutto al collettivo di Supernova che ci ha fatto tutte le musiche, veramente grazie. A Roberto che ha fatto, secondo me, il disegno di Drawings and Dragons che meglio ha rappresentato questa
questa avventura, perché oltre a essere super old school sul foglio di carta macchiato di caffè, e se chiedete che cos'è, come hai fatto a fare il foglio di carta macchiato di caffè, ha macchiato un foglio di carta quadrettato di caffè, sì. Ma soprattutto il simbolo, perché sono questi eroi che stanno scendendo, dal mio punto di vista, verso la follia, non stanno salendo e non stanno scendendo in un dungeon, ma stanno scendendo verso la follia. Non vedete Narada, perché Narada è proprio già a fondo e che fa faccia così per terra, che sta tirando la maledizione dei Romanov. Mi è capitato in stato in Friuli un paio di settimane fa di risentire la prima puntata e l'ultima puntata. Come abbiamo giocato la prima volta e l'ultima volta, è stato dalla prima volta che magari eravamo un po' arrugginiti, il fatto della diretta, il fatto di nuove persone nel gruppo, all'ultima volta che mi sembrava di essere a casa con gli amici, che secondo me è l'achievement più importante che abbiamo ottenuto qua, perché è stato veramente veramente divertente. E basta vedere anche quante persone ci hanno seguito, che magari lunedì sera o giocano o hanno altri impegni, come sono state apprezzate le puntate caricate su YouTube. Sì. Ma soprattutto l'altra volta che abbiamo fatto, doveva essere una mezz'oretta di chiacchiere, è stata quasi 3 ore, che avevamo gli stessi identici spettatori di una sessione normale, ed è stato molto molto bello, quindi veramente grazie. Molto carini. Grazie a tutti quanti, è stato un bel viaggio, ed è stata alla fine solo la seconda stagione, e si sa, di solito le stagioni delle serie più fighe finiscono alla quarta, alla quinta, quindi avremo ancora... Sei stagioni più il film! Però posso fare un piccolo spoiler, forse quest'estate ci sarà qualcosa di figo, mettiamola così. Diciamolo. potrebbe essere. Ma buttiamo là, così. Esatto. Che cosa? Ecco. Vabbè, Daniele è già in character. È così. Daniele non legge la chat di WhatsApp, lo possiamo dire, no? Sì. Dopo te lo spieghiamo, dai, non ti preoccupare. Okay. E poi batti da live a Luca. Però, ecco, diciamo per darti un'idea, presente Ibiza, MTV on the Beach, una roba molto simile, ecco. Davvero? Purtroppo no. No. Bon. Allora, un secondo, ragazzi, che devo sistemare la camera, quindi andrà via. Finiti i ringraziamenti, tutto qua. Finito. Ciao a tutti, no. Finito. Allora no, ringraziamo. Neanche ve ti faccio. Ad in ordine, vorrei ringraziare. Se lo merita. Vorrei ringraziare anche Samu Ventifacce per non solo aver seguito il nostro delirio, ma per aver fatto dei video, naturalmente, dove mi idolatrava e vi considerava voi delle cacche, quindi grazie mille. Sì, anche noi abbiamo apprezzato molto. Ma che video hai visto? Non sono un giocatore con cui vuol giocare, quindi a morte. Che però pensi che siete a parentesi, Ricky, che stiloso, cos'è? Un whisky col bicchiere? È un bourbon. Un barbon. Vogliamo essere precisi. Comunque, c'è il barbon. Perché è meglio il whisky e il barbon, però. Ma c'ho anche il whisky, stasera mandavo il barbon. Che me devi dire? Vabbè, ti bevi ora. No, perché hai detto un barbon, come ad essere precisi. Ma tu che ti bevi un barbon? Devo riattaccare. Madonna, quella palla di fuoco è già carica, ve lo dico. La palla di barbon. Comunque, e Nicola se ne va. A difesa di Samu Ventifacce, Robè, tu sei un giocatore con cui neanche tu vorresti giocare. Ma che dici? Sei il mio giocatore preferito. Non è vero. Ventifacce una volta ha detto che ci voleva giocare con te. E poi si è smentito. Sì. Facciamo un po' bipolare. Ma penso al quarto tentativo di Total Party Kill si sia un attimo in ora. Ma non ho mai cercato di uccidere nessuno. Un po' irritato. Un po' intesito. No, beh, no, fate adesso ho messo a posto la cam. Veramente grazie a voi giocatori per avermi fatto divertire così tanto, per essere stati totalmente imprevedibili. Vabbè che con Andrea, Roby, la Dani, Riccardo e con loro ci avevo già giocato ed era stato già follia, quindi sapevo cosa aspettarmi, invece è stata una piacevolissima sorpresa giocare con Fantoni e con Dani. Ho detto Fantoni per non capire che Lorenzo era l'altro Lorenzo. Certo. Perché è stato bello. Soprattutto quando si gioca, si cerca sempre le varie caratteristiche dei giocatori. Ho detto, dai, va bene, ho trovato due giocatori che magari riescono a gestire un attimino il gruppo, sono quelli un attimino più tranquilli. Non è andata così. Io sono stato tranquillissimo, perdonami. Ma tranquillissimo. Che cosa, Daniele, scusami?
No, è stato bello perché era come una seduta dallo psicologo per me, era l'equivalente di questa cosa qua, quindi mi è piaciuto tantissimo. Dimmi, Daniele, che cosa pensi dell'abbandono di Alina? No, sono felice ancora. Io il fatto che Daniele gli ha dato fuoco e l'hai accoltellata al cuore. Come ti fa sentire questa cosa? Ma adesso stai parlando con il giocatore, cioè con il personaggio o con la domanda è una cosa diverse. Guarda che sto sudando, lo vedi? Sono caldo, fa caldo. Sì, sì. Comunque la cosa che fa ridere, Nico, è che io, facendo principalmente il master, quando penso a un personaggio, lo penso in funzione di quelli che sono gli altri giocatori, dico ok, faccio questo personaggio in maniera che quell'altro giocatore mi fa da sponda e mi permette di fare le cose. Quindi io quando guardavo una rata avevo detto posso fare il pazzo perché c'è una persona savia. E invece? Io penso invece, quando avete fatto i personaggi abbiate pensato, cos'è che può far sbroccare Nicola? Questo, perfetto, gioco questo. Ah no, questo l'ho già preso, allora faccio Vai. Questo qua. Allora, quando avete iniziato a giocare Daniele, la primissima sessione, quando eravate davanti alla rocca abbastanza implacabile, che subito, lo attacco, Daniele ha detto, no ragazzi, ne parliamo. Ho detto, che sì, bello, che bello un giocatore che vuole ruolare, vuole parlare. Stacco temporale, sì, finalmente fuori dai coglioni, Alina! Ma questo... Questa è una lezione, vuol dire che le cattive compagnie hanno delle influenze poi anche sul modo certo, di pareva, che senso? Ci ha chiamato cattive compagnia per caso? No, è stato molto bello, è stato molto bello vedere come in 8 sessioni siate tutti quanti impazziti in malo modo. Non è verissimo quello che dice Daniele, perché se voi guardate addirittura l'episodio backstage che sta su YouTube, cioè una giocatina di prova che abbiamo fatto di mezz'ora, il primo NPC che semplicemente aveva un tono un po' polemico verso il personaggio di Narada, Daniele ha iniziato a fare, ma a me questo sta già sui coglioni, lo posso fare? E quello poteva essere un piccolo indizio. Ma sì, ma no, sai che non ci avevo fatto caso? Adesso ripensandoci dovevo farci più caso. Comunque io vorrei fare un'obiezione. Gli altri sono impazziti, il mio personaggio è tornato alla normalità. È vero, è vero. Appunto, cioè, renditi conto, cioè gli altri sono andati fuori di melone, cioè fai te per perseguirti. Detto ciò, ragazzi, sono le 21:35, direi di iniziare perché ho scimmia di farvi giocare. Dai. Yes. Ragazzi, ultima sessione, iniziamo. Daniele, fai riassunto per favore. Guarda, stavo giusto guardando gli appunti per cercare di capire. Mi chiamo a scuola. Io speravo almeno nell'ultima. Sono degli integrali su quegli appunti. No, dai. Guarda, mi li ha mandati prima Daniele gli appunti, quindi li leggo io. Grazie Daniele per avermi mandato. Quello di Daniele è il diario del personaggio di Lovecraft, comunque. Sì, è vero. Ah, perché vuoi vedere i dettagli di quello che ho scritto? No, dai. Sì. Io sto a posto così. Troppe informazioni. Si vede? No, non si vede niente. No, per fortuna. E state zitti, porca puttana. Prego, prego. Ehi. Mi dissocio. Waterdeep. Una delle città più belle e importanti di tutto il Faerûn. Una città piena di vita, dove nobili e popolani si mischiano assieme tra le strade del centro, dove tagliagole sono appostati ad ogni angolo del porto e dove vizi e virtù coesistono. Ma soprattutto la città dove il male, quello con la M maiuscola, sta per scatenarsi. Dopo essere giunti in questo meraviglioso luogo grazie ad un atroce patto fatto da Sneaky con The Tortoise, i nostri eroi, sì, adesso sono eroi, sentono ripetersi ognuno delle frasi diverse, riferite al loro passato più oscuro. I pochi indizi che riescono a trovare grazie al potente mago e il minister li indirizzano verso la Torre del Bastone Nero, la famosa Torre della Magia di Waterdeep, che è avvolta da un oscuro fuoco nero anch'esso. Dopo essersi diretti verso l'infausta torre, i nostri decidono di entrare e, al piano terra, si ritrovano nel reame del gagliardo Torneo degli Amber, dove Sneaky incontra la sua amata Quercia e scopre di avere molti tronchini, i suoi figli. Al secondo piano Andrea incontra Saberius e Atlanta e, sorprendendo tutti, decide di perdonarli, dopo non aver rianimato Patrizio, il suo fratellascia. Al terzo piano incontrano un enorme pirofono ghironda e Trinket ricorda la causa della sua fusione con Staffington. Questi, durante il lancio di un potente incantesimo, ha iniziato a canticchiare una delle sue canzoni. La rabbia aumenta in Trinket e prende la decisione più ardua di tutte, rendere ancora più basiti arbitro e giocatori.
anche la giovane nana decide di perdonare Stuffington e così facendo rompe la maledizione e cresce anche in altezza, abbassando invece Stuffington. Salite al quarto piano, Ragno incontra tutte le sue identità sedute ad un tavolo e decide di essere mutevole come l'acqua. Le accoglie dentro se stesso, decidendo di convivere con esse, trasformandosi nel meraviglioso Shin Ragno. Superata anche questa stanza, Kren esce dal gioco ed entra in quella che è una camera di un universo moderno. Non volendosene più andare, manda nel ferro al suo posto Lorenzo Fantoni, un umano boomer che adesso si ritrova a vivere avventure terribilmente fantastiche. Per ultimo, ma non per importanza, proprio all'ultimo piano, Narada si ritrova sul palcoscenico della vita e affronta in un duello mortale Alina, la sua vecchia fiamma, in cerca di vendetta. Narada non ha pietà per lei, è convinto che non si tratti della vera Alina e la uccide in duello, scoprendo solo alla fine di aver posto fine alla vita proprio della sua amata Alina. Tutti i piani della torre sono stati esplorati, manca solo la stanza dell'arcimago, quella dove si rintana il nemico. Rinvigoriti dalle esperienze, trovato uno scopo nella loro esistenza, i nostri eroi aprono la porta e... Signori, aprite la porta dopo che Narada ha dato l'ultimo saluto ad Alina. Vedete una figura che vi ricorda alle spalle quello che potrebbe essere Bargol, ma è avvolto da un enorme fuoco nero. Ovunque a voi c'è questa fiamma nera che sta esplodendo, esplode, vi travolge tutti quanti, siete avvolti in quella che è un enorme, come una specie di enorme oscurità, non vedete nulla. Siete tutti quanti, no, non sentite nulla, siete tutti quanti rintronati, ovattati. Avete gli occhi quasi cisposi. C'è un odore strano, è un odore quasi asettico, un odore, non capite, forse di alcol, non, di disinfettante. Pian piano aprite gli occhi. Sneaky, tu vieni scosso e senti una persona che parla. Tornerà normale mio marito, perché sono disperata, cioè, eravamo ricchissimi. Mr. Sneaky era il più grande banchiere, era ricchissimo di tutto il regno, ha finanziato quella spedizione maledetta, ha voluto partecipare per dimostrare che era ancora giovane. Gli ho detto, ma come puoi partire, che i tuoi figli Albert e Rello, come puoi partire? Ha lasciato me e sua moglie tronchi detrida sola. Dottore, la prego, lo aiuti. Tu apri gli occhi, Sneaky. Sei conscio di essere appena uscito dalla torre? Trovi davanti quello che è un'enorme stanza fatta tutta a mattoni bianchi. Tu l'hai già vista questa stanza qua. È la stanza principale della Cedi Repafanseneca, ovvero il centro di recupero per avventurieri feriti nello spirito e non nella carne. Vedi, quella che sembra essere una sedia è una specie di tuta bianca, delle scarpe di stoffa bianche, non capisci che cosa ti sta succedendo, sei perfettamente agile. Vicino a te c'è questa donna, una bella donna, abbastanza robusta, vestita con quella che è un lungo vestito, e hai questi due bambini davanti, papà, il braccio, papà Sneaky, che ti guardano, e sono i tuoi due figli gemelli, Albert e Rello, che tu non hai mai visto in tutta la tua vita, non hai idea di chi siano, e questa donna che sta piangendo vicino a quello che è un tiefling con una casacca bianca. Signora, non si preoccupi, altri due mesi qua e suo marito potrà essere curato. Intorno vedi i tuoi compagni, vedi che c'è Stuffington che è ancora rintronato, che ha un'enorme ghironda una ghironda arancione sulle gambe. Vedi Andrea, anche lei che sta guardando in giro, con un orco e un nano vicino che le stanno accarezzando i capelli. Vedi Narada con quella che è una bellissima donna bionda vicino a lui, che ti sembra identica ad Alina. E vedi in giro per tutta la stanza persone che tu hai già visto. C'è un umano vestito con quello che è una specie di pelle di procione sulla testa, un umano parecchio sovrappeso che ti ricorda molto Lido Braido.
una ragazza che tu non hai mai visto prima, sdraiata per terra a faccia in giù, e un infermiere che le dice: signorina da base, come sta? Tutto bene? Poi c'è una persona che sta ballando, grassissima, che urla: sono i Filippi Core, che sono Filippi Por, che sono il ballerino più bello del mondo, che continua a volteggiare in giro. E dietro a quello che è un'enorme vetrata c'è un orco gigantesco che tu hai già visto, con la targhetta direttore Baltasar, che sta prendendo degli appunti. Cosa okay. Fai? Ragazzi, che figata, mi raccomando, è l'ultima sessione. Non ci sono Ragno e Lorenzo Fantoni. Ok, io mi sono appena svegliato. Il giocatore una volta conosciuto me qui. Sì. Uno si è persa, vero? Scusa. Guardo non ci sono neanche tu. Quella che dovrebbe essere mia moglie. Sì. Che non so assolutamente chi sia. Tronchi, faccio tesoro. Amore! Tesoro. Amore, come stai? Mi riconosci? Vedi anche Alberello, i tuoi figli? Ma certo, piccoli, li accarezzo. Oh, e... papà Sneak! Che cosa è successo? Amore, sei partito per quella missione. 2 mesi fa era un dungeon, siete entrati con degli altri avventurieri, ti hanno portato qua fuori di testa, dicevi cose assurde, finalmente sei cosciente. Mi sembra quasi tanto. Non ho memoria alcuna di quanto è successo. Cerco anche di parlare in una maniera un po' più composta di come parlo di solito. Ah, perfetto. Oh, dottore, vede, sta già bene, dottore. Sono così male. Da quanto tempo non sono in me? All'incirca un mese e mezzo. Ma ragazzi. Voi siete stati via... Premetto, Sneaky, tu hai tutti i ricordi fino a un secondo fa, per te un secondo certo, prima sì. Eri dall'altra parte. Ti sembra molto strana questa situazione? Uno, non hai idea di chi sono le altre persone. Cioè non sai, quando eravate all'interno del centro, queste persone qua non c'erano. Soprattutto tu non sei mai stato un ricco banchiere. Magari. Guardo quello che dovrebbe essere il dottore, sì? Il medico. Sì. Mi faccio, non ricordo nulla, ma com'è possibile? Ah, può succedere, Mr. Sneaky, è una cosa che può capitare, probabilmente siete venuti a contatto con qualche spora e effettivamente, visto i miei calcoli, potrebbe essere stato un miconide effettivamente e può dare allucinazioni. Quindi adesso stia calmo, stia tranquillo, parli un po' con sua moglie che io devo continuare il mio giro, per favore. Vabbè, ma senti solo una cosa, io mi sento in forza, nel senso ho la forza di alzarmi dal letto? No, perfettamente, tu sei assolutamente, non sei, in questo momento vedi che non hai armi, cioè sei solo questa casacca bianca. Però non sono neanche legato. No, no, non sei legato, sei su questa specie di sedia. Ma io provo a alzarmi. Tu ti alzi? E vedi in giro appunto tutte queste persone che c'è chi sta giocando, c'è chi è fermo, è come un centro di recupero fondamentalmente, appunto per persone che hanno feriti nello spirito ma non nella carne. Narada? Sì, ma tu riprendi i sensi e vicino a te c'è questa infermiera molto bella, bionda, anche lei ha questa tunica bianca, questa tunica molto lunga bianca, hanno delle specie di guanti di cotone, hanno questi calzari di cotone, che ti guarda e fa: signor Narada, tutto bene? È risvegliato dal suo pisolino? Si ricorda di me? Sono la sua infermiera, Alina. Tutto bene, signor Narada? Ma è tipo film di Lino Banfi, queste robe qua. Cioè, Madonna, me la descrivi così, signor, non lo so. Il contesto di Giovanna. Signora Narada, si ricorda che lei soffre di sindrome da incontrollabilità e indecisione? Purtroppo non è prevedibile controllare le sue azioni, quindi mi scusi se l'abbiamo dovuta legare alla sedia. Effettivamente ti rendi conto che tu hai le mani legate. Io inizio un po' a sclerare e nervosirmi perché non mi piace la costrizione fisica, per cui comunque l'agitazione immediata del ritrovarmi con le braccia legate mi porta a dire: dove mi trovo? Cioè mi guardo attorno. Signora Rada, siamo nel centro di recupero per avventurieri feriti nello spirito e non nella carne, non si ricorda?
perché non mi liberate? Perché non mi può liberare? Perché non posso essere libero? Perché lei soffre da sindrome da incontrollabilità e indecisione. Non essendo prevedibili le sue azioni, è molto pericoloso lasciarla libera. Io mi controllo perfettamente dal momento in cui mi trovo libero, ma cioè, io adesso mi trovo costretto. Signor Narada, facciamo così, le libero un braccio. Sì. Che braccio vuole che le liberi, signor Narada? Il destro. Perfetto, signor Narada. L'infermiera Lina si avvicina, ti libera il braccio. Quando ti tocca, Narada, tu ti ricordi com'era il tocco di Alina? Le emozioni che ti dava? Specialmente tu hai visto Alina morire tra le tue braccia pochi istanti fa e adesso invece te la rivedi viva e vegeta lì vicino a te. Tu hai la guardo negli occhi visto che riconosco la stessa persona e mi sgorgano le lacrime, per cui comunque sempre in preda a una delle mie crisi depressive in questo senso le chiedo scusa per quello che ho combinato e chiedo anche di perdonarmi. Scusa, scusa, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? E cerco di raggiungerla col braccio. Lei non ha fatto niente, signor Narada, non si preoccupi. Quello che vedi, Narada, è che i suoi occhi sono abbastanza spenti. Non sono gli occhi di Alina. Lo capisci, però cioè, hai queste emozioni che ti proprio che ti pervadono. E vedi che il direttore, questo orco gigantesco, ti ricorda Baldassarre, o guarda Baldassarre, Baltasar, in questo caso è Baldassarre, prende degli appunti guardandoti. Anche il Tiflin, dottore Tiflin dietro di te, dà un occhio e vedi che prosegue il suo giro. Con la mano libera non riesco a staccarmi, a strapparmi l'altra, non so io come sono legato, non so. Vuoi farlo platealmente strappandoti o in maniera abbastanza? No, platealmente, istintivamente, col braccio libero cerco di liberare. Senza problemi, sì, strappare. E vedi che Alina ti vede fare, no, ma stia calmo, signor Narada, stia tranquillo, non mi faccia chiamare gli altri medici, la prego, signor Narada. Mi guardo attorno, riconosco le altre persone? Tutte quante, perfettamente. Le riconosci tutte? Cosa succede? Che succede? Guardo attorno gli altri e li interpello. Cosa vedo? Vicino a te c'è Andrea seduta e vedi che anche lei è legata. Al suo fianco c'è quello che è l'orco che tu hai già visto, l'orco Saverius, e un nano che ti ricorda molto Andrea, solo che ha meno barba di Andrea e i capelli biondi un pochettino più corti. Andrea, anche tu riprendi i sensi. Vedi che l'orco e il nano, tu li riconosci, l'orco è Saverius, il nano è tuo fratello, ti guardi e fanno, signorina come sta? È passata la crisi? Tutto bene, scusate se abbiamo legata, ma però lei è molto forte e abbiamo difficoltà a tenerla. Si ricorda chi è? È tutto a posto? Io credo di aver bisogno di fumare adesso. No, Andrea, gli abbiamo già detto che non può più fumare perché le fa male. Si ricorda il clan del Passo della Montagna, quella brutta guerra contro gli orchi che ha visto perire i suoi compagni, il disturbo post-traumatico che inizia a prendere il sigaro, poi inizia a urlare, si ubriaca, spacca i boccali in testa alla gente. Purtroppo, signorina Andrea, lei è convinta che le persone più importanti della sua vita l'abbiano tradita. Ed ecco perché, visto che è molto forte, dobbiamo tenerla tranquilla qua. Andrea, anche tu vedi che sia Saverius che Patrizio non sono i tuoi Saverius e Patrizio, cioè non c'è la mascolinità di Saverius oppure la dolcezza di tuo fratello, cioè sono esteticamente uguali a loro, ma cioè, sono due estranei fondamentalmente. Io mi giro verso Patrizio e gli faccio: dov'è la mia ascia? Signorina Andrea, l'è stata confiscata quando è venuta qua. Non ci sono bisogno di armi. Qua bisogna combattere una battaglia con la testa e con il cuore. Non servono le guerre finita, signorina Andrea. Tu sei la mia ascia? No, io sono Patrizio, il suo infermiere. E lui è Saverius, l'infame di merda.
No, signorina Andrea, io sono Saverius, l'altro suo infermiere che sono più forte, si ricorda? Saverius, l'orco, la canzoncina della buonanotte. E Saverius chi è? È l'infermiere che gli dà la buona notte, si ricorda? Spero di no. Io spero di dimenticare adesso. Dov'è la mia cavalla? La cavalla è nella stalla, è venuta qua. Mi sto occupando io personalmente di Atlanta. Non si preoccupi, signorina Andrea. Un'ultima domanda, penso di aver capito. La battaglia che sto combattendo la devo vincere con la testa. Io do una testata. Cuore. Io do una testata. Tu gli dai una testata, gli dai un colpo enorme. Vedi l'orco che indietreggia, ma non gli hai fatto niente e tu gli hai tirato una capocciata con tutta la tua forza. Vedi l'orco che sorride e fa: ah, è sempre così piena di vita, signorina Andrea, è sempre così piena di vita. Io voglio essere piena di fumo, di alcol. Dove sono? Sneaky, Sneaky, che cazzo sta succedendo? Con chi cazzo stai parlando? Questa voce da stronzo che stai facendo? Chi è questo brutto tesoro? Sono questi forse gli avventurieri, parlo a mia moglie, con cui sono partito nel dungeon. Sì, tesoro, sono proprio loro. Eri con quella nana, c'era anche quella persona lì un po' strana, quell'elfo che piange. Poi c'era anche quella persona lì in fondo, il famosissimo bardo Staffington. Vedete Staffington, che è assistito da quattro bellissime infermiere. Staffington, tu stai riprendendo conoscenza e vedi che hai tra le mani una ghironda gigantesca che ha gli stessi identici colori portati da Trinket. Vedi che appena riprendi senso, le infermiere sono tipo gruppi. Oh, Staffington! Oh, l'artista, il bardo, il maestro si è risvegliato. Come sta? Come sta, maestro? Ma si ricorda l'altro ieri sera ha fatto un assolo meraviglioso con la sua ghironda Trinket. Incredibile, solo che ha voluto strafare, ha lanciato in aria la ghironda, gli è caduto in testa e ha perso i sensi. Come sta? E la prego, non continui a dire che Trinket è una persona vivente, lei ci parla, è una ghironda, è la cosa che ama di più al mondo. Trinket, non è una sua amica. Trinket, rispondimi. Trinket, tu vedi questa scena, non riesci a muovere la testa, non capisci cosa sta succedendo, ti senti molto dura. E vedi ste quattro infermiere, sono due elfe, una nana e un'orca, che stanno facendo le gruppi proprio di Staffington. Tu stai provando un odio assurdo, tu sei una ghironda in questo momento. Questo è decisamente il mio inferno personale. Scusate, avevamo una donna nel party, l'abbiamo già oggettificata. Una ne avevamo. Io sono legato, sono costretto in qualche maniera? No, tu sei lì, sei tranquillissimo, cioè, okay. Sei quasi un attimino in soggezione perché vedi queste donne bellissime vicino a te. Ok, a me però non mi tornano queste donne perché non ho mai ricevuto queste attenzioni, quindi a me mi sono sbagliato troppe volte per non chiedere. E mi giro, vedo Andrea. Andrea ha appena dato quella capocciata. A chi l'hai dato esattamente? A Saverius. Quindi, diciamo, questo evento attira la mia attenzione. Mi alzo, vado davanti a Andrea, faccio: Andrea, lo riconosci, vero? Lo riconosci? Io riesco a fare un qualcosa con le corde. Ma tu, se vuoi, cioè, se tu parli, Staffington ti sente perfettamente. Oh mio Dio! Staffington, mi senti? Almeno tu, ti prego. Sì, ti sento, Trinket. Maestro, la prego, è un oggetto, non può parlare, basta. Allora, è molto maleducato da parte vostra
chiamare un oggetto trinket perché... No, dottore, dottore. Allora, aspetta, io ma... adesso sei lì dentro, adesso. Ma allora la senti anche tu? Che parli? Ma sentite, voi la sentite Trinket che parla, eh? Mentre c'è questo casino qua, vedete che la porta si apre ed entra quello che è un umano che voi avete visto per un istante al posto di Cren, Lorenzo Fantoni, accompagnato da una persona con una barba abbastanza corta, dei capelli un po' all'indietro, con un camice bianco. Fa: Lorenzo, vedi, questi qua sono i tuoi amici, ti ricordi? Tu sei qua da tanti anni, io sono il tuo infermiere non arbitro, sono Dick Negobs. Vedi Lorenzo? No, guarda, Lorenzo. C'è un grosso problema, cioè c'è un grandissimo fraintendimento. È tutto molto divertente, Nicola, veramente molto divertente. Non sono Nicola, sono Negobs, come cazzo ti chiami? Molto divertente, però ecco, cioè, bello il gioco meta, no? Abbiamo messo Lorenzo nel gioco, cioè, ci siamo divertiti, cioè, mi sono veramente buttato via. Poi ma non è un gioco, ma dammi retto, Dragons and Dragons divertente, guarda, ci siamo buttati via, vedo 160 persone. Ma cosa stai dicendo? Cioè, ti prego, Lorenzo, per favore. No, guarda, divertentissimo, però secondo me è anche bello se a un certo punto, cioè, superiamo questo giochino meta, no? Cioè, che te fai il master, cioè io sono nel gioco, però... Ma cosa master, Lorenzo? Sono il tuo infermiere, cioè, ti devo accompagnare. Word, devo dire una safe word, forse. Cos'è la safe? Devo dire, no, a macca banane, no, com'è no, la safe word? No, Lorenzo, per favore, sediti qua, stai un attimo calmo. Sì, vabbè. Dottore... Oh, bellissimo, la locanda perfetta, bellissimo, tutto perfetto, guarda, perfetto. Fantastico. No, Lorenzo, guarda. Ma dove l'avete messo Ragno? Manca Ragno. Ragazzi, dov'è Ragno? Ma... Scusate, Andrea, grande Andrea, grandissimo fan, grandissimo. Le bimbe di Andrea, cioè grandissimo. Ragno stava facendo un attimo una seduta con lo psicologo. Adesso arriva. Mentre chiami Ragno, vedi che arriva Ragno, bellissimo, maestoso. Come non l'hai mai visto prima. Entra anche lui all'interno ed è un giovane umano, non ha più questo sguardo. Ragno, tu sei in questo momento sei Shin Ragno, e vedi che è seguito dallo psicologo. Allora, Ragno, ricordati che il tuo psicologo Shin Nish è ogni volta che hai bisogno di stabilità, chiedi di Shin e io sono subito a tua disposizione. Va bene, Ragno? Tutto chiaro? Sei tranquillo oggi? C'è un ragno buono o un ragno cattivo oggi, Ragno? Esiste un solo ragno adesso. Stiamo facendo un ragno equilibrato, dottore. Ragno, complimenti. Bravo. Bravo, ragno. Grande, Shin Ragno questo, figata. Appena lo vedo entrare sono felicissimo e faccio: Ragno, è un inganno, meno male che sei arrivato. Uccidili tutti, Ragno. Fai una strage. Bello di casa, fai una strage. Io lo riconosco, Andrea, no? Tutti, tu anche tu, Ragno, hai tutti i ricordi antecedenti fino a un minuto fa. Un minuto fa eravate all'interno di questa... Avevate appena visto la schiena di questo arcimago e siete stati avvolti da questo enorme fiammate nere. Vi ritrovate in questo posto ameno e sconosciuto. Andrea, ascoltami. Fidati del mio giudizio. Tutto quello che abbiamo vissuto fino a questo momento era un'illusione. Questa è la realtà. Se loro capiranno che anche tu hai capito che questa è la realtà, ci faranno muovere liberamente e potremo ritrovarci tra amici. No, non ho capito, Ragno. Dobbiamo far finta di sapere che questa è un'illusione o dobbiamo invece accettare il fatto che questa sia la realtà? Maestro Narada, gli infermieri ci ascoltano e non vogliono sentirci dire che questo è finto, anche perché questo è vero. Tu devi credere che questo sia vero. Questo è vero. Quando capiremo che questo è vero, ci muoveremo liberamente. Quindi Alina è vera. È tutto vero. Io mi giro verso Saverius e mi scuso per la capocciata. No, è stato un momento, mi sono confusa un attimo, scusa. No, ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
Non ci sei assolutamente. Assolutamente. Sneaky. Sì. Tu che sei lì e sei quello che sta, tra virgolette, assieme a Ragno più al gioco, eri l'unico che sentivi quello che effettivamente vi diceva il minister nel corpo di quel nano eccentrico, sì, all'interno della locanda. Ti ricordi che l'unico vero suggerimento che ti era stato dato era di stare attento a quello che vedevate, perché non sempre ciò che vedete può essere veritiero. E ve ne siete resi conto durante le varie prove. Tu hai questa donna che sta piangendo e questi due figli che hanno questa espressione quasi disturbante, perché hanno questo sorriso fisso che ti guardano. E la moglie è felice che tu adesso ti sei ripreso. Sì. Che cosa volete fare? Siete tutti quanti assieme all'interno della stanza. Ci sono altre 5 persone e sono appunto Ezechiel Rudolph Amber, Lando Bradoli, la signorina Fanny Dabas, Philip Cork e il direttore del centro, il dottor Baldassarre, che lo vedete, che sono tutti che vanno a parlare con lui, oltre a questi infermieri che avete in giro. Senti, io volevo fare giusto una prova. Mi prendo in braccio uno dei due figli, Albert, che per me è palla, che l'altro è de fuoco, e vado dal medico, quello più importante, adesso nella stanza non ho capito bene quale è. Baltasar, è uguale a Baltasar, un vecchio, un orco all'incirca sui 45-50 anni, prestante, molto grosso, sì, con questi piccoli occhialetti, che e su una pergamena sta scrivendo con una piuma. Vado da lui. Che dottore, Mr. Sneaky, mi dica come si sente? Meglio? Bene, ha smesso i deliri? Sì, in realtà sì, mi sono svegliato poc'anzi e effettivamente sembro aver riacquistato il mio equilibrio mentale. E a tal proposito mi sono subito tornati in mente tutti i miei problemi lavorativi alla banca. Io devo tornare al mio lavoro, se no... potrebbero creare delle problematiche, insomma. Mr. Sneaky può capire, non è che lei si sveglia e ritorna subito al lavoro a gestire tutti i grandi affari del regno, cioè ci vuole un attimino un periodo di degenza per vedere se è effettivamente tornato normale, cioè, sulle pratiche, cioè, non è che adesso... E quanto pensa che durerà questo tempo? Ma almeno una settimana di osservazione tutta, Mr. Sneaky. No, perché lei si ricorda benissimo le sovvenzioni che la mia banca ha dall'ospedale. No, non vorrei ritardare il mio lavoro su quei finanziamenti. A parte il fatto che adesso il suo sostituto ci sta continuando a elargire eccellenti finanziamenti, quindi questa cosa qua non ci preoccupa. Poi naturalmente può capire anche a livello di fama dell'istituto, se si sa che il famosissimo Mr. Sneaky, grande banchiere delle nostre terre, è stato curato con successo all'interno della sede di Fanpenseneca, cioè, guarda le iscrizioni, pum, alle stelle, proprio incredibile. Però io avrei comunque bisogno di una passeggiata all'aria aperta, c'è cioè una corte interna. No, l'ora d'aria adesso non è concessa, vediamo cosa si può fare, magari domani, però... Come non è concessa? Come non siamo liberi di poter uscire da questa stanza? Purtroppo no, Narada. Non si fidano di noi perché siamo stati fatti. Sto parlando con Mr. Sneaky. Se, infermieri, fate tacere i pazienti, per favore. Cioè, dicono cavolate. Cioè, adesso impongono, vogliono far cose. No? Tutti matti qua. Ti fa Panseneca, comanda solo il dottor Baltasar. Che farei di sentire quello che dice tutti matti in un manicomio? Io ho capito l'antifona e ringrazio il dottore per le sue pregevoli cure, sono sicuro di essere in buone mani e sarà una settimana piacevole. Mi ridirigo verso il centro della stanza dove ci stava il pazzo per terra. No, è una pazza, tu vedi una solo pazza. Una donna, la vedi, è sdraiata di faccia, perfetto, ha dei capelli biondi sulla schiena e c'è un infermiere che gli fa, signorina Fanny Dabas, non dice niente. Io mi avvicino. E prendo Albert, gli faccio tu sei il mio tesoro e lo poggio su Dabas. Papà, guarda, hai visto? Fa Dabas. Albert, c'è anche Rello, e prendo anche Rello e lo metto sopra. C'è un alberello che fa Dabas.
Nicola, quanta gente ci sta guardando in questo momento? Ma sono tutti che si stanno facendo gli affari propri. Tranne però sono 155. Basta i vari infermieri che avete vicino vi stanno curando. Ad esempio, tu hai Shin Nish, il medico che si è presentato. Provo a uscire dalla stanza. Tu esci dalla stanza, quando stai per uscire vieni agguantato. Non è che faccio un gesto violento, è passeggio per uscire. Quando vedi che stai per andare verso la porta è chiusa, è totalmente bianca, tu sei effettivamente entrato da quella porta, ma quando ti sei risvegliato stavi entrando da quella porta, non hai cioè non hai idea di che cosa ci sia dietro. Fammi un tiro di forza, per favore, se vuoi reagire a... In maniera non evidente, però, cioè okay. Allora fammi un tiro di destrezza, come se vuoi sgusciare via. No, sì. Ma questo era il tiro di forza, Era chiaramente un tiro di forza. Era chiaramente una destrezza molto forte. Quanto hai fatto? Due, tre. No, ragazzi, vi ricordo, ragazzi, ottava superiore. Già, quindi buono. Buono, è vero, è sotto. Esatto. Tu fai per aprire... Quando prendi la porta, senti una voce dentro di te, una voce potente, l'hai già sentito, è il dio della guerra. Ragno, non farti prendere per il culo, ragno, reagisci, reagisci. Ti riprendi e ti rendi conto che sei in mezzo alla stanza, con vicino Nish che ti fa, ragno, tutto bene? Tutto bene, ragno, sono qua. Ritorna in te, ragno. Sì, tutto bene. Assolutamente tutto perfetto, dottore. Non c'è nessun problema. Anch'io mi accorgo che ragno c'è qualcosa, perché stavo interagendo con lui prima, quindi l'ho osservato nel suo spostamento e ho visto questo cambiamento nel suo volto. Ragno, tutto ok? Tu hai visto, sì, soprattutto sì. Una rada, che lui si accingeva la porta, toccava il maniglione, questa specie di maniglia per spingerlo di metallo, e immediatamente te lo sei rivisto quasi a 4 metri in mezzo alla stanza col dottore che lo sta guardando, cioè come se si fosse teletrasportato immediatamente, proprio nella velocità di un battito di ciglia. Andrea, c'è qualcosa che non va? No, ragazzi, scusate, di sicuro Nicola ci ha chiusi qua dentro per l'ultima sessione, palese, che figata, comunque, molto bello, però io vorrei tornare a Milano, se troviamo una soluzione potrebbe essere una bella idea. Ecco. Nicola, io provo a fare una cosa. Dimmi. Presumendo che gli incantesimi funzionano, ma non lo so, prova a rilanciare l'incantesimo di lettura della mente su Baldassar. Vai. È automatico. Tu non senti un pensiero, niente, proprio il silenzio più totale. Ok, sono incantesimi, non so essere umani. Allora, io, scusa, mentre loro, vabbè, succede questa cosa, io mi rivolgo a Staffington e gli dico, Staffington, adesso zitto e ascoltami bene, ok? Non dire una parola. Allora, è chiaro che questa è un'illusione, siamo intrappolati ancora in quella cavolo di torre, e io ti sto per chiedere una cosa, io spero che tu riesca a fare questa cosa per me, insomma, abbiamo passato un sacco di avventure, abbiamo condiviso lo stesso corpo, quindi... Sto per chiederti una cosa veramente molto, molto difficile. Io spero che tu riesca a trovare in te la forza per riuscire a farla. Io voglio che tu, questa ghironda, ok? Questa ghironda che a quanto pare è me e io sono la ghironda, tu la devi spaccare, questa ghironda, ok? No, che cosa ho detto? Neanche una parola. Piangi tutto bene, tutto bene, maestro, maestro, tutto bene, maestro. Una coccola. Ascoltami. Tu devi capire che spaccando questa ghironda è una situazione di win-win. Allora, se questa è veramente non la vedo cosa, come, non vedo come. Ti ho detto tutto. Cosa c'è? Perché piange? Ma perché maestro piange? Ma finta di niente. Allora, stavo dicendo, se tu spacchi questa diavolo di merda di ghironda, per me è una situazione veramente positiva in entrambi i casi, perché se questa è veramente la verità, la realtà, insomma, intorno a noi, e io sono una cazzo di ghironda, preferisco morire. Ma...
Se invece appunto è un'illusione, tu spaccando questa ghironda, secondo me riuscirai a liberarmi in qualche maniera. In qualsiasi caso, tu spacca sta ghironda. Io capisco che è una cosa molto dura, però tu la devi spaccare questa ghironda. Fallo per me. C'è un tiro di volontà che posso fallire, non lo so. Fai un assolo almeno, fai un assolo prima, l'ultimo assolo di ghironda. Voi l'avete sentita, quindi effettivamente va bene. Trinket, resisti un attimo, lo faccio per il signor Narada lì. Vai. Mamma mia. Raga, non lo so suonare la chitarra in realtà. Cosa terrificante. No, lo so. Io le fan sono in delirio comunque. No, prendi coraggio, Staffi. Mentre inizia a suonare la ghironda, le fan impazziscono. Okay. Impazziscono, c'è urla, gridolini, ma soprattutto impazzisce anche Lando Bradoli, chiamato dagli amici Laido Brado. Okay. Vedete questo umano parecchio sovrappeso che sostiene di essere un possente ogre, e quando sente il suono della ghironda impazzisce, prende a fianco a sé Ezekiel Rudolf Amber, vestito con stappelle di procione, un cadavere di un procione morto, quindi c'è un odore pestilenziale, e inizia a ballare in giro e ti viene vicino Staffington impazzito, cioè forse lancia in giro le grupi. Maestro, suona per Laido Brado! Impazzito vicino a te, enorme, un armadio di uomo, corpulento, tipo fudo della montagna, cioè una roba gigantesca. Io ho capito che devo fare. Però l'unica maniera per farlo è suonare, come io non ho mai fatto nella vita, proprio neanche come ho fatto lì al concerto di Dwarf Funk, neanche le Gemme Elfi Diverse, proprio devo suonarmi l'anima su questa ghironda e salgo in piedi su una brandina, su un qualcosa che ci sta. Il tavolo, salgo in piedi sul tavolo, suono, solo mi faccio sanguinare le dita per quanto sto suonando e alla fine... Vai. Se la spacca davvero... E spacco la bello. E vai! Mi devi dare fuoco così proprio. E sì, poi gli do fuoco, aspetta. Tu spacchi. No, tu spacchi la ghironda. La ghironda in pezzi. Le fan vicino urlano dall'emozione, dall'eccitamento, ma soprattutto dalla disperazione che hai spaccato Trinket, la tua famosissima ghironda. Trinket. Non piango niente. Io sto piangendo proprio come un vitellino. Non lo so. Tu per un secondo sei in quello che è una specie di limbo. Hai il tuo corpo e hai uno strano gusto in bocca. Hai anche il naso che ti fa male, gli occhi che ti fanno male. Stai pian piano riacquisendo i sensi, vedi tutti i tuoi compagni sdraiati per terra. In quella che è un'enorme stanza, provi un senso di disagio incredibile e riesci a vedere sulla distanza, se ancora debolissima, quello che è effettivamente il mago Bargol, totalmente con le mani che sta toccando un oggetto da cui fuoriescono, dando le spalle, queste fiamme nere. E ti sembra di vedere più Bargol assieme, come se stesse shiftando. Capisci che sta cercando o di assorbire questo potere o lo sta liberando, però sei ancora troppo rintronato. Vedi i tuoi compagni vicini, ma sono abbastanza distanti, sono circa 2,5 metri da te, sono tutti quanti svenuti per terra. Hai quasi un mancamento e senti una voce dentro di te, una voce che non hai mai sentito prima, è molto profonda. Mastranana. Ho avuto modo di parlare col tuo compagno ladro prima. Ricordati, non tutto ciò che vedi è reale, ma te ne sarai accorta. Raccogli le forze. Staffington! Sì? Tu non senti provenire più nessuna voce. Dalla Trinket, ghiera. Trinket! C'è solo il manico ovviamente adesso. Sì, tutto con delle corde. Trinket, che cosa ho fatto? Mia. Andrea, neanche tu senti più la voce di Trinket provenire dalla ghironda, eh? Tesoro,
Teso, mannaggia la miseria! Oh, ma guarda che non servi veramente a un cazzo! Guarda che incredibile! Io cerco di dissimulare e lancio l'incantesimo ventriloquismo, mi mando la voce di Drinket. Mamma, ma sono qui! Sono qui! Perché mi sento troppo in colpa. Sono qui! Ragazzo. Ma l'ho spaccato! Spacco tutto! Prova a imitarla ricordandomi le cose che... Andrea, senti la voce di Drinket perfettamente, però è troppo gentile. Che cosa fate, ragazzi? Io colleziono, io colleziono le schegge, cioè diciamo così i resti della chitarra, della ghironda, e ne approfitto per cercare di invitare tutte le gruppi a una reunion dopo per consolare Staffington, dicendo guarda, amico mio Staffington, e regalando queste schegge alle gruppi, dico dai, cerchiamo, insomma, organizzo un party. Così, dai, anche flyer, la situazione per me è da prendere al volo. Io ricordo meno punti ferita tra di noi. Cosa? Da i punti ferita che avete sono quelli che avete adesso. Volevo sapere quali erano. No, io ce l'ho alti. Io 9. Ah, Madonna. Io tipo 12. Allora, io vedendo quello che ha fatto Staffington, lo assalto e cerco di strappargli la viene dal collo. Ali. Staccare che cosa? A Staffington? Lo prendo al collo e cerco di strappargli la giugulare direttamente dal collo, come fa Rambo negli ultimi due anni. È la carotide quella. Io vedendo questa cosa metto il manico della ghironda a pararmi da questo attacco. Allora, scusa, tu non avevi detto che eri lo Shin tranquillo ed equilibrato? E ha sentito il dio della morte che mi gridava di staccare. Fai un tiro per colpire. Per sulla CA di, non hai modificatori della spada, è mani nude, è un tiro per colpire la CA di Staffington, che essendo senza armatura è 9 più valore di destrezza. 8 più 6, 14. Quanto hai? Io ho 10, ma non era una senza modificatore. 6 ce l'hai senza modificatore di spada? Sì. Come fai ad avere più 6? Scusami, più 3 per con modificatore di spada, quindi 8 più 3. 3. 11. Io ho 10. Lui ti salta addosso, inizi a strozzarlo. In quello ragno ti salta vicino Shin Nish, che ti prende e fa: ragno, cosa stai facendo? Le gruppi ti saltano addosso, intanto stai strozzando Staffington. Inizia a essere un po' concitata la situazione. Staffington, Staffington ragno, tiratemi iniziativa e tu tira un D4 per i danni che fai a Staffington. Nicola, poi devo fare una cosa, Sì? 4. Voi vedete, ragazzi, voi che siete lì nella stanza, che sta partendo sta mega rissa. E Narada, tu che sei lì vicino, vedi che con questi pezzi di legno in mano si girano tutti quanti verso ragno. Ma io faccio fatica a capire, cerco di intervenire per separarli, perché in realtà sono ammirato fino a questo momento. Ragno mi aveva calmato e quindi vivo il suo fascino carismatico, e però allo stesso tempo volevo approfittare un po' della situazione, come dicevo prima, quindi mi ritrovo in mezzo e cerco di separare tutte e due, cioè di dividerli, perché comunque in questo senso sono neutrale nei confronti di tutte e due. Fammi un tiro di forza. Perché non era ancora legato? No, io no. No, no, si è strappato, si è tolto le cose. Si è strappato, scusate, mi sono perso. Ok, 3. Va benissimo. Bomba. Tu ti butti in mezzo per cercare di separarli. Vedi che anche dietro ti viene Alina, che ti prende per la cinta e cerca di tirarti indietro. Quello che vedete, ragazzi, è che nessuno degli infermieri sta cercando di colpirvi o di farvi del male. Anzi, vedi che c'è Baldassarre che sta comandando in giro, ma sono tutti abbastanza setti, hanno tutti la stessa espressione. Anche Alina che ti viene dietro e fa: dai, su Narada, venga signor Narada. Cioè, senti, non io hanno... approfitto del casino, perché mi figata, finalmente una rissa, voglio vivere una rissa di Dungeons & Dragons da dentro, vado e cerco di dare un cazzotto in faccia proprio al dottor Baldassarre, alle spalle proprio. No, la ricorda che pure io voglio attaccare, ma devo fare una cosa. Vai, fai un tiro per colpire. Ok. Ho
15, no, direi l'ho preso. Tu lo prendi, tu ritiri un enorme cazzotto in testa, molto, molto, molto forte. Vedi che Baltasar, tu lo senti, senti l'impatto, perché è come colpire quasi un enorme pilastro di gomma, cioè hai un impatto di gomma abbastanza dura, ti fai un po' male alla mano, però lui si gira e fa, signor Lorenzo, insomma, cioè, sia tranquillo, cioè, basta questi discorsi, arbitri, robe, cose, cioè, si sieda, su, vada da suo, vada da Dick, cioè, poi cioè, mi sembra anche un po' esile, cioè, tu con l'armatura, tutti forti, c'è cioè, lei Lorenzo Fantoni, che nome è nel nostro mondo, Lorenzo Fantoni, cioè, donna mia. Bella domanda, in effetti. Arbitro, io voglio colpire Ragno per farlo smettere, però spinto dalla forza dell'abitudine io cerco di afferrare Patrizio e di usarlo per colpire Ragno. Dimmi tu cosa devo tirare. Solo un tiro per colpire, oh. Più tre perché il modificatore di Patrizio Hill è tre, okay. È la prima volta che viene usato un modificatore di Patrizio. Mettilo nelle regole, ti prego. 17. Beh, lo colpisci, Ragni è senza armatura. Io prendo Patrizio per le caviglie e lo faccio. Quando lo alzi per le caviglie, senti questa voce. Oh, uno strano ricordo! Quanti danni fa un Patrizio? Dimmi che danni devo tirare. Come i danni dell'ascia, cos'era? Un D8 più 3. No, ma io sono umano o sono un costrutto? Ora cioè sono. No, tu sei umano, no, sei Lorenzo. Sono, non sono forgiato. Un mezzo boomer. Half boomer, invece di halfling, half boomer. Io ho fatto 9 a Ragno con Patrizio. Okay, quanti punti ferita hai, Ragno, senza armatura, senza un cazzo, senza in totale, per sapere quanto hai? I punti ferita sono 18. Perfetto. Tu prendi questo enorme tuono in testa. Un Patrizio, quindi una patriziata bella potente che ti spinge via dai tuoi compagni, senti del dolore molto acceso e senti svariate voci dentro di te che montano. Ok, io continuo a colpire. No, allora ragazzi, chi vuole entrare in combattimento può tirare iniziativa. Sneaky, tu vedi tutto, anche tutto quanto, e sei lì vicino a Lady Tree, quindi Tronchi Tree, e ad Alberello. Ok, io per favore mettere mani avanti, Alberello, sono bambini quindi non puoi usarli come i tuoi pugnali. No, prendo un pezzo di della ghironda per terra, abbastanza acuminato, ecco, e poi mi guardo tutti e dico andate a cagare, e mi do una zaccagnata sul coltello, sul collo. Belle idee invece. Così. un autocall. Dopo un'ora e 20 questo è il master. Io almeno ho fatto suicidio assistito, te proprio. Sì, infatti. Ando tutto bene. Trinket me la ricorderò così comunque. Che schifo, facci tua. Tu ti ficchi nel collo, non senti un dolore particolare, una sensazione strana, però vedi quella che è tua moglie che continua a piangere da un'ora e mezza e i tuoi figli ancora con questo sorriso, papà, no, Ricky, perché stai lasciando la tua tronchia al Alberello da soli? I tuoi occhi si chiudono e mentre si chiudono pensi solo che che storia. Anche tu pian piano senti un odore totalmente diverso, senti una sensazione che hai già provato prima, ovvero quando De Tortis ti aveva cercato di corrompere, e apri pian piano gli occhi, sei molto molto debole, sei, capisci, senti un suolo freddo per terra, probabilmente è pietra, e anche un qualcosa di più ruvido sul viso, probabilmente sia un tappeto. Apri pian piano gli occhi e vedi anche tu in fondo quello che sembra essere un mago alle spalle, con questo fuoco che sta aumentando sempre di più. Riesci a vedere giusto per un secondo la mano
di Trinket che sta quasi iniziando a stringere l'ascia. Okay. Senti la voce. Nel frattempo sto cercando di recuperare le forze, quindi pian pianino. Esatto. Senti anche tu, Sneaky, la voce di Elminister, la stessa voce del nano che ti aveva parlato. Bravo, Sneaky. Sei riuscito a perdere una cosa che amavi così tanto come la tua vita. E hai capito che quello che stavate vivendo era solo un'enorme illusione dell'arcimago che ha usurpato questo posto. Recupera le forze e non sprecate la vostra occasione. Gli altri tuoi compagni vedi che sono immobili per terra. Intanto, dentro il Cherry per Fanseneca, Sneaky è al suolo, esanime. Vi rendete conto che non c'è più né quella che era sua moglie né i suoi due bambini. Guardate il corpo di Sneaky, vi rigirate ed è totalmente scomparso. Come se non fosse mai stato presente. Ok, qui c'è qualcosa di molto 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 io strano. Io non la puoi dire sta cosa perché c'è le mie mani strette sul collo. Maledetto Staffington. Io prima io to annuso un po' la cosa, però prima voglio levare la soddisfazione. E no, 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 aspetta, ora accade il tuo, tocca a noi. Come? Adesso ragazzi, adesso tutti quanti tiratemi iniziativa, voi quei quattro che siete rimasti. Ok. Nico, non mi ricordo come funziona l'iniziativa, perdonami. Un po' di sei. Sei. Ok. Sei. Tre. Tre. Cinque. Andate in ordine di iniziativa, quindi chi ha prima fatto sei, poi cinque, poi tre, poi tre. Allora, io lì per lì ho annusato sta roba che forse è il caso di ammazzarsi, però prima penso, ah cavolo, voglio levarmi questa soddisfazione. Lorenzo, tu sei Lorenzo dentro un mondo fantasy, quindi esatto. Sai che è un gioco di ruolo, esatto. Sai le varie cose, quindi tu puoi fare anche metagame, ma soprattutto sai che cioè, uccidersi può essere uno degli infiniti modi per essere all'interno per spezzare un incantesimo, un'illusione all'interno di un gioco, quindi non è che sei obbligato a ucciderli. C'è un altro modo per spezzare una sessione di gioco. Uno è andarsene via ammazzandosi, uno è menare il master. Io adesso vado dal dottor Gobbi sì, con una seggiola, con una sedia tipo wrestling e comincio a dargliela più forte che posso su una tempia, dicendogli fammi tornare di là, fammi tornare dall'altra parte. Tu man mano che colpisci, dai in testa a questa persona che comunque è di rarissima bellezza. Sì, vedo che è molto bello, voglio anche rovinare qualcosa di bello ovviamente. No, è impossibile, infatti cioè, tu gli dai colpi ma lui è sempre smagliante. Finché gli dai questi colpi fortissimi in testa, e in automatico, mentre stai andando a colpi, ti rendi conto che stai in realtà sbattendo la mano su quello che è un pavimento molto duro. E vedo i numerini, tipo GDR di videogiochi, vedo i numerini dei danni. Sì. No, vedi, fallo, devo andare a pagina 46, si rompe così l'illusione, senti queste cose qua, senti una voce che pare, facciato che coglioni Lorenzo che deve menarmi anche in gioco, vaffanculo. Non ti ho mai toccato. Pian piano dici, ah, è stato solo un incubo, speri di essere a casa tua, a vedere lo schermato, ti vedi fare ancora magari la mia maglietta Nercore addosso, invece senti un odore strano, una sensazione strana sul viso e anche ti senti molto più appesantito, senti che c'è qualcosa di metallo sulla tua faccia, ti rendi conto di essere in quella che sembra essere un'enorme armatura, sei ancora più cagata addosso rispetto a prima, perché pesa un tuono sta roba, quindi non hai idea di come ti alzerai con questa armatura addosso e sei un attimino basito perché vedi una nana con un'ascia in mano e Sneaky vicino che stanno lievemente muovendosi, capisci che anche loro sono nella tua situazione, ma sono ancora stanno ancora recuperando le forze. Sono ancora qui dentro. Dio Andrea, Gesù. Ragno e Narada, voi che vedete, e Staffington, che siete ancora lì dentro, anche lì vedete improvvisamente, sentite il suono di una sedia che cade, vedete una sedia che rotola per terra, che si infrange al suolo, e non vedete più né Sneaky, né il bellissimo e incredibile e affascinante dottore Dick Negobbis. Io, siccome... procedo io, toccava a me, non lo so. Prima i tre. Chi ha fatto sei? No, tu hai fatto cinque. Chi ha fatto sei? Io avevo fatto sei, quindi sei Narada. Narada ha fatto cinque. Oh. Sta a te, Narada.
Siccome stavo cercando di separare prima Ragno e Staffington, ma comunque ho visto, ho assistito anche alla scena del suicidio di Sneaky e contemporaneamente quello che è accaduto con Lorenzo Fantoni, io capisco in realtà la situazione, quindi visto il trauma mio del passato c'è un risveglio istantaneo, capisco la realtà e a quel punto provo a colpire entrambi, cioè sia Ragno che Staffington, per liberarli, cioè quindi il mio è proprio un gesto per cercare di liberare, mettere in pratica le stesse cose che ho visto. E con cosa li vuoi colpire, Narada? Tu sei a mani nude, eh? No, avevo raccolto, ti ricordi che stavo distribuendo alle fan le schede, quindi cioè con quello che ho, cioè quello che prova a afferrare e colpirli, insomma. Fai il tiro per colpire? Le drupi. Il 20 sempre? Sì. 9. Tu vai per colpirli? Entrambi, solo che inciampi trattenuto da Alina dietro. Oh no! Signor Narada, cosa sta facendo? Cadi miseramente per terra col pezzo di legno. Cadendo, ti cade il pezzo di legno, te lo conficchi nell'occhio. Però, se hai fatto almeno 10, a me l'ha preso. E ti rendi conto che effettivamente tu avevi ancora l'occhio, cosa te ne rendi conto solo adesso che il tuo occhio scompare? Non senti dolore, vedi però nel tuo occhio tutta il tuo passato, vedi anche che questa Lina qua alla fine non ti interessava nulla, non che di quell'altra visto che gli hai dato fuoco, però di questa in particolar modo ancora di più, e anche tu vedi il riflesso di quello che sembra essere il pulviscolo e delle righe per terra di questi grossi pietroni, sei di faccia proprio, riflettersi sul tuo occhio prezioso. E ti risvegli anche tu all'interno di questa enorme stanza, sempre più scura, sempre più cupa, vedete queste fiamme che pian piano stanno salendo lungo le pareti, e vedi anche i tuoi compagni vicino, e davanti questo mago che vi sta dando le spalle, ma non vi sta ancora considerando. Sono un imbecille, perché cioè vado per colpire e mi colpisco. Beh, hai fatto 9, ovvio. Va bene. Ovvio, cioè, certo. Vai per colpirgli e inciampi, ecco, succede a fallire i tiri per colpire. Certo. Ragno, Staffington e Andrea. Allora, io continuo a far liberare Staffington dal suo incantesimo. Quindi continui a strozzarlo fondamentalmente, questo intendi per liberarlo. Esatto. Staffington, tu ti vuoi ribellare oppure no? In realtà sì, perché non mi sta, già sono distrutto per aver distrutto la mia gironda, ora mi hanno pure attaccato, è la seconda volta durante tutta la campagna che Ragno mi attacca, quindi sì, mi voglio liberare. Allora, capita. Ragno, fammi un tiro per colpire. Tu cerchi di liberarti, però non riesci, Staffington. Le dita di Ragno ti si stringono sempre di più. Per quanto io penso siano i denti di Ragno, penso siano i denti. Tu senti la pressione. Ah, sono i denti? Sono i denti o le mani, Ragno? No, sto cercando di strappargli le vene del collo con le mani. Ah, scusa. Perché sei un signore, sei. Senti le dita che ti si stringono intorno al collo, ma non senti la pressione, ma non il dolore. Ragno, fammi un tiro per colpire. Ancora? No, un tiro, scusami, tiro per i danni. Altri due danni. Erano due pure prima? Sì. No, prima erano 4. Okay. Sei a 6 danni, quanti punti ferita hai? 9, quindi sono a 3. Ti mancano 3. Senti, ti senti un attimino molto, molto più debole. C'è Ragno intanto con ste dita, tipo posizione per staccarti a giugulare. Guarda convinto. Ti grido anche, è per il tuo bene, ti sto liberando. Questo perché è chiaramente il dottor Ragno. Cosa stai dicendo? Questo è chiaramente il dottor Ragno che sta parlando. Andrea e Staffington, sta a voi due. Allora, io faccio, avendo capito l'antifona, faccio, ma vaffanculo. Vado verso il tiefling, gli afferro le corna e gli faccio, scusa Stella, e do una testata alle corna del tiefling.
Che dolore. Però è bravo, ha usato l'ambiente che aveva intorno. Hai anche vantaggio, secondo me. Tiro contro di me con le corna di un tifling. Altro facepalm del master. Ma si può fare che ti aspettavi? Si può fare un drinking game sul facepalm e sui facepalm di Nicola? No, per morire male. Soprattutto in cose non pensavo vi ammazzaste così. Tu tiri una testata potentissima, le corna e il trifling comunque sono molto appuntite, quindi va a segno una capocciata e sei però molto orgogliosa di te perché per questa volta hai usato la testa. Ammazza. Ti meriti ogni male, amico, ogni male. Madonna. Che felicità. Tirarti le seggiolate è stata la cosa più bella che potessi fare. Tu? Guarda, te la dico peggio, te meriti il party che c'hai. Anche tu ti risvegli, hai questi capelli, un po' di capelli in bocca, senti qualcosa, stai stringendo qualcosa nella mano, senti il freddo della pietra per terra, ma ti senti subito rincuorata perché senti... Oh, André? Ah, padre, hai visto? Alla fine ci siamo ammazzati! Cazzo, urli, che cazzo ti urli, stronza! Ma però alla fine ci siamo ammazzati, non sei contento? Che cazzo ne so, siete tutti quanti sveduti per terra, che tu qua mi cagavo addosso su un'ascia ferma che non si può muovere, quel cazzo di mago lì che sta facendo i disastri. Quanto mi sei mancato, patria, inizia a dargli i bacetti. Che può bene, non far ferma, senta che ci fa un culo così. Voi, che siete lì, vi state tu che hai la mano sulla giugulare, scusami, Staffin, continui la giugulare, ragno la giugulare, vedi la scena nell'esatto momento che tira la capocciata, vedi proprio come scomparire Andrea e anche il tifling. Ah, pure il tifling, a me però non frega, io cerco anch'io un frammento della ghiranda e voglio accoltellare ragno. Mi sembra corretto. Io voglio sempre dire che ho le mani al collo, che te voglio liberare. Voglio cercare con la mano, voglio cercare a tastoni un qualcosa da darti. Ok, magari non il frammento della ghironda, ma qualsiasi cosa sento posso darvi in testa. Tu l'unica cosa che hai intorno sono le grupi. E allora io prendo una grupi e gli, le e gli lancio una grupi. Come fai a lanciare? Sì, vabbè, lanciare no, però magari la trascino, non lo so. Fai un tiro per colpire per vedere se riesci, è come se prendessi a gruppi vicino per spostarla, riesci a spostare ragno. E ho fatto 10. Quanto hai ragno di CA? È 9 più il tuo valore di destrezza. La mia classe armatura? No, è 9, la tua classe armatura è 9 più il tuo modificatore di destrezza. Destrezza su 16, non mi torna però la classe armatura che mi hai detto, c'è dovrei 17. No, 16. Con l'armatura. No, con l'armatura è un più 1 mi dà. Ok, quindi se tu hai 16 in destrezza, quanto è il tuo valore di destrezza? Il mio valore di destrezza è 16. Quindi hai un più 3, quindi hai 0, scusa, un più 2, hai 9 più 2, 11, hai 11 di CA. Ok, sì, esatto. Tu, mentre stai stringendo sempre di più, senti quest'elfa che ti viene addosso, ti sbatte, però non è forte il colpo, tu stai quasi finendo di staccare la giugulare con la punta delle tue dita a Staffington. Siete rimasti voi due. Lo sapevo che sarebbe finita così! Cosa vuoi fare, ragno? Ancora. Finisco, provo a finire quello che ho iniziato. Basta, un tiro per colpire, se ti entra è sufficiente per uccidere Staffington. È l'operazione chirurgica più importante della mia vita. Quello che vedi, Staffington, è che è serissimo, è ragno, non ha la sua faccia da pazzo psicopatico ti vuole... Purtroppo la tortura dovrà continuare ancora un po', l'operazione ancora non è risolta. Questo colpo ti ha distratto, quindi non riesci a stringere. Staffington, sta a te. Allora, io come sono vestito?
Hai esattamente lo stesso cranio come sono vestiti tutti gli altri. Hai questa specie di come una specie di camiciona lunga bianca, una specie di tunica bianca, queste babucce di cotone bianco e basta, non hai nulla. Sei... E riesco a sfilarmi una babuccia e infilargliela in bocca? Siamo a... sorpresa! Allora, se ce la fa Zoan, puoi farcela anche tu. Ok, beh, mi sembra giusto, mi sembra. La logica tu. Se devo tirare qualcosa, tiro, se no... è un tiro per colpire, con la babuccia. Okay, perfetto. Ragazzi, scusate, se c'è stata l'ascia Patrizio, ci può essere una babuccia più uno. La babuccia più cinque. Bello. Oh! 16. Colpito! Sbabucciato. Così. Ragno, come vuoi reagire alla babuccia in bocca? Quanti danni mi fa? Eh? Quanti danni mi fa? Allora, possiamo scegliere due cose: o ti fa dei danni, ti fa dei danni e quindi cioè, puoi anche scegliere di soffocare per colpa della babuccia, oppure è un semplice di 4 più 1. Ammazza che babuccia. Vai. Non dovrei scegliere io, però. Il soffocamento non lo dovrei scegliere io. No, perché il soffocamento è per il personaggio che riceve per finire più velocemente il combattimento, se no il danno è un D4 più 1 perché è una babuccia più 1. Va bene, va bene. Eravamo armati e non lo sapevamo. Porca miseria, eravamo armati. Se lo sapevo, mi ammazzavo. Non lo tiro io il danno o lo tira Ragno? No, no, tiri tu, tiri tu. Ok, allora. Danno di babuccia. Eccola. 5 danni. Minchia, minchia. Ti picca proprio la babuccia e proprio col pollicione te la spinge. La babuccia è una roba gustosa, c'è un odore, poi ti immagino io. C'ho ancora tu vedi le gruppi che ti guardano con estrema invidia. Oh, la babuccia li spaffita, oh, mio Dio, che fa? Babuccia la culo, allucinante che hai, la donna, è incredibile. Che schifo le gruppi, madonna. È tutto molto metaforico comunque. Vai! Attacco di nuovo. Hai la babuccia in bocca. Sputo la babuccia e attacco di nuovo. Vai. Continuiamo. Mi sa che questa volta. 4 più 3, 7. Siete entrambi che vi state menando, non lo colpisci. Siete entrambi che vi state menando in maniera molto lol. Vi rendete conto che tutti i vostri compagni in giro non ci sono. Siete entrambi consci che è un'illusione quella dove siete adesso, sia per la forza che Ragno gli è stata detta dentro, sia perché Staffington è stata la voce di Trinket. Che cosa volete fare? Sta a te, Staffington. Cosa vuoi allora, fare? Io mi tolgo l'altra babuccia, mentre sto ancora soffocando, la sventolo verso le gruppi, indico Ragno e gli faccio così, per fare capire che questa babuccia sarà il premio per chi mi toglie Ragno di dosso. Beh. Ragno, fai un tiro di destrezza per divincolarti. Io faccio un tiro di forza. Destrezza sotto, giusto? Sì, sì, sempre sotto. Io sto a rosicare veramente come... Riuscitissimo. Quanto hai fatto? 2, riuscitissimo. Riuscitissimo, io faccio 8, le gruppe ti si buttano addosso, ma tu sei troppo inteso, cioè troppo importante per te uccidere in questo momento Staffington, perché operare. In realtà sai che è la sua, operare Staffington, perché sai che è la sua salvezza in questo momento, quindi ti rivincoli sempre tenendolo per articolare. Tu muovendoti come un matto, le gruppe stanno impazzendo, una riesce a stapparti lo stesso dalla babuccia di dosso e iniziano a saltarsi in mezzo tra di loro. Siamo d'accordo che è il combattimento più epico della storia di D&D. Tiro per colpire ancora. Qualcuno può contattare Wizard of the Coast per segnalargli questa cosa? Una volta l'ho trovato. Soprattutto per far inserire la babuccia tra le armi. La babuccia come arma, sì. Vai, di 4 più 1 anche tu. 3 più 1, 4. 4. Quanti punti per te ti rimanevano, Staffington? 3. Ragno, finalmente il tuo intervento ha successo. Nell'esatto momento in cui senti una pressione incredibile sulle dita, vedi Staffington letteralmente sparire, quindi senti il tuo pollice, il tuo indice e il tuo medio che si connettono a una velocità folle. Staffington, tu vedi solo le tue gruppi che stanno letteralmente idolatrando una tua ciabatta.
proprio idolatrando. E ragno che ti fa quasi un senso di assenso, un segno di assenso quando ti senti quest'ultima pressione. Anche tu ti risvegli in quello che è questa stanza dal pavimento molto, molto freddo. Vedi la testa e le treccione di Trinket vicino a te. Vicino, tipo sdraiate. Ah, ok. Tutti sdraiati per terra. E vedi anche alcuni dei tuoi compagni che si muovono lievemente. Io gli faccio segno tipo... L'unico che è troppo calmo e immobile è Ragno. Nicola, immagino che sei rimasto in una stanza bianca e vuota e completamente da solo, giusto? No, ci sono le uniche persone, non ci sono più i tuoi compagni e i loro infermieri, ci sono ancora Ezechiel, Lando Braido, Fanny da Buzz, Philip Cork e Baldassarre. Perfetto. Si stanno comportando come se non fosse successo nulla, eh? Sono ferite e sanguino? Tu? Sì, sei ferite e sanguini. Allora, il mio piano è questo. Io mi siedo al centro della stanza e continuo a sanguinare. Perché quando Ragno sta in bilico tra la vita e la morte, emerge il Ragnok, il dio della morte. Quindi io aspetto di morire lentamente, sperando che emerga Ragnok nell'altra dimensione. Ma non fai prima a spostare l'orologio da PlayStation 2 di 2 settimane avanti? Aspetta. Ti siedi, man mano che il sangue sgorga e perdi i tuoi punti ferita, senti una forza che ti cresce dentro. Dai che manca poco. Perfetto, aspetto. Dai, tu aspetti. Intanto questi qua si comportano come se niente fosse. Tu stai guardando sangue. Quando a un certo punto ti senti sempre più debole, ma una forza... è una potenza e una crudeltà ti salgono e Ragnak prende possesso del tuo corpo. Ok, perfetto. Che cosa fai? Aspetto la morte. Tanto ormai dovrebbe arrivare quando sto a un punto ferita. Ragnak che impazzisce. Dai, spacchiamo tutto. Aspetto la morte in maniera che è caricato a molla quando esce fuori. Spacchiamo tutto. Spacchiamo. Ragno, pian piano ti spegni, hai quasi un sorriso beffardo, per la prima volta sei riuscito a contenere la potenza e l'ira di Ragnak, e anche tu ti risvegli particolarmente calmo, poiché sai che adesso... le tue varie personalità possono essere quasi comandate a comando. Perfetto, ottimo. Facciamo una pausa, Nico? Vada. In quello, il mago che stava quasi trasmutando, ritorna fisico. Sneaky, ti rendi conto che è vestito esattamente... come De Tortis di spalle, quindi ha questo mantello rosso con tutte le bardature viola, si gira in maniera plateale e vedete che è Bargol, sghignazzante, però ha gli occhi che hanno come queste fiamme nere. Ti guarda con un sorriso beffardo. Complimenti. Siete riusciti a uscire dalla mia illusione. Siete più forti di quanto pensassi, ma adesso testerò personalmente i miei nuovi poteri su di voi. Signori, facciamo una pausa di 5 minuti e poi facciamo il mega ink della morte. Dai. Già bell'inizio, gran bell'inizio, bellissimo, frizzantino. Nicola, scusa, arbitro, una cosa, io non so quanti punti ferita ho, perché no, qui ho due punti ferita, però non mi ricordo se li avevo poi... No, era il tuo valore totale era 12 punti ferita, Dani, siete tutti quanti full adesso era un'illusione, okay. Quindi perdevate solo i vostri avatar. Non ci hai detto i risultati del sondaggio, quelli che si possono dire, non so, spoiler. Arrivo.
volevo dirgli alla fine. No, vabbè. No, dicele alla fine, ma così è... Perché sto mettendo anche altre così cose. Così non li sappiamo neanche noi. Esatto, no, infatti, e non vi ho neanche detto nulla appunto per questo all'inizio della sessione, perché volevo proprio che fosse una big surprise. Okay. Ne approfitto, ragazzi, vado un secondo in bagno, per un attimo una bottiglietta d'acqua. Vai, vai, intanto poi prendo il disegno di ragno. Sono sempre più triste che dura anche un'ora alla fine di questa campagna. Manca quanto deve mancare, nel senso, un po' più di un'ora va bene, direi. Abbiamo già annunciato che è un po' più lunga la sessione. Non fare le cose di fretta, però non mi sento perché ti sei tolto le cuffie. Esatto. Bagno pure. Comunque, se fossi rimasto da solo lì nella stanza, avrei fatto saltare tutto e sarei diventato G4 Ghironda. Però stavo per te, John Doe, quindi... G4 Ghironda non è malaccio, vero? Birrette e liquorini, sì! Dario, inquadra la finestra. Inquadra la finestra. Io. Allora, non so se si vede, ti dirò la verità. Sto inquadrando, non so dove è andato Lorenzo. Lo vedo, okay, forse lo si vede, forse si vede. Lo vedete. Aspetta. Eccola. E mo la richiusa rapidamente, però che è a casa dei genitori, che è esattamente di fronte a dove abitiamo. Allora, foto. Intanto qua è entrata una falena enorme, ma pazienza. È entrata una falena dalla... Il microfono spento, Lorenzo. Dicevo, le cuffie Bluetooth, non ho sentito che ha detto Dario, ma quella la finestra ero io. Sì, l'ho spiegato che... Lorenzo, è entrata una falena dentro l'appartamento, dalla finestra? A me sì, è entrata una falena enorme in questo momento, va bene. Sai che i criminali sono terrorizzati dalle falene, che quindi d'ora in poi dovrei essere falena, man. Cioè. D'ora in poi. Ho avuto questo momento. Avete detto delle cose super intelligenti mentre ero via. No, sia mai. Troppo. Non c'è pericolo. Sarebbe stato troppo strano. Io e Lorenzo ci siamo salutati dalla finestra in diretta. Oh, sì. Cavolo, ma sono persa. Mannaggia. Allora, il disegno adesso lo mettiamo. Che sta piglia a fuoco. E la verità è che siamo tutti in appartamenti adiacenti, facciamo solo finta di essere insieme. Sì, sì, infatti. Condominio, ognuno ha la sua palazzina, tipo Slevin. Vediamo che... Eccola qua. Ho messo finalmente l'immaginetta. Sì, se era la frana di Sekiro erano hacchi, sono d'accordo con te. Comunque, Nicola, Samu Ventifacci ha detto che non è d'accordo che quello tra Ragni e Staffington è stato il combattimento più epico della storia di D&D. Lo sfido a singolar tensione, perché combattimento, strangolamento, grupi e babbucce... effettivamente è difficile da battere. C'è anche una domanda per Roberto che dice: cosa curerà in Brancalonia? Tutta l'ambientazione legata alla zona che in Brancalonia rappresenta il Lazio. Lazio. Puoi dire solo perché non c'è Riccardo. No, vabbè, farò come Lorenzo De Guzzanti, capito? Qui c'è Roma, qui merda. Vabbè, l'hai visto che adesso Lorenzo De Guzzanti c'ha un figlio, no? Che purtroppo c'ha avuto un parto lazialico. Io mi ricordo che avevano fatto veramente il singolo di Flora Batterica muconasale. Oddio, cosa mai ricordato? Di Flora, che Alien è tutto copiato dal video di Flora Batterica. Ora Daniele non c'è, ma dopo glielo diciamo che vuoi tutto ciò che è successo con, come se fosse un servizio di mistero narrato da Bossari. Non sarebbe malaccio tutta la campagna raccontata da Bossari come un servizio di mistero? No. Wow.
Ragazzi, potete parlare male di Nicola finché non torna. Sì, esatto, chat. Ragazzi, è un momento importante. No, io mi diverto di più a parlare male quando ci sta. Quando c'è, è meglio. Sì, in effetti, se no è brutto. Non vale. Mi diverto a vedere le facce che fa. Però possiamo parlare male di Riccardo, che invece va bene alle spalle. Sì, è paranoico, e tanto Riccardo è paranoico, quindi già ce l'aspetta, cioè lui lo sa. Che è un storico commentatore della Lazio, appassionato, tifoso. Cadavere. Quando hanno sparato a quell'ultra della Lazio a Parche gli Acquedotti, lui stava lì in canottiera a piangere. Esatto. Ma va? Sì, stava lì, perché il parco di Acquedotti è sotto casa mia, ma scritto qua, gli ho scritto: oh Ricca, ma visto che stai da mie parti, no, giornata di lutto, perché però poi al di là di tutto è giornata di lutto davvero, che sennò già ci arriva la polemica addosso. Eccolo, una doccia, ragazzi. Dani, ti sei fatto la doccia? Sì, cioè, che signorino, che signorino che sei. Sei lavato a pezzi, come c'è una richiesta, Dani, per Daniele. Intanto si è cambiato la maglietta. Minchia, ero tutto sudato. Richiesta per te. Alla fine di tutto, io voglio il signor Bossari a narrarci tutto ciò che è successo dall'inizio alla fine, come se fosse un servizio di mistero. Ricorderò tutti i dettagli. La palla di fuoco. Vabbè, diciamo che è tutto su YouTube, te lo puoi rivedere se vuoi. Sì, ricordiamo, certo, per il nuovo per arrivare reale. Tutto su YouTube. Io vado a prendermi e una poi ne facciamo un Audible. Ma guarda, l'Audible narrato da Bossari sarebbe fighissimo. Ne facciamo. Dai. Quello mi piacerebbe. Tutto ciò che è doppiaggio, trasformarlo in un racconto sarebbe figo alla fine, secondo me. Non sarebbe male. Io vorrei proprio vederlo qualcuno a raccontare il combattimento appena successo. E in questo momento, esatto, Ragno e Staffington lottano con una babbuccia in bocca. Ma perché era così, cioè procurava così danno quella babbuccia? Qual era la... cazzo ne so! Ha usato una bellissima domanda! Perché le ipotesi ci sono, no? Possiamo avanzarle. Le è una bellissima domanda. È un'arma impropria che a quanto pare è stata usata nella sua accezione più letale. Sì, ma quindi è inteso come arma chimica oppure come. Secondo oggetto... me agisce su due fronti. Secondo me era sia il fatto che fosse una cosa, sia il fatto che fosse la ciabatta di Staffington che puzzava. Quindi c'è anche l'arma batteriologica. Esatto, il P1 penso fosse dato dall'arma chimica, cioè dalla proprietà arma chimica della babbuccia. D4 esatto, la babbuccia P1, beh, Patrizio, un nano che ti viene lanciato in testa, è sempre un nano che ti viene lanciato in testa. Qui chiedono: Nicola, come sta procedendo la traduzione di Ose? Abbiamo finito l'impaginato, ci manca solo il proof, dopodiché si parte. E poi dicono, quando arriva Cyberpunk? Cyberpunk arriva, stiamo aspettando prima del Covid, ragazzi, c'è la stamperia, quella irlandese che sta stampando la scatola, è già stampato tutto quanto, hanno già tutti anche i dadi, le cose assemblate, appena parte facciamo subito un post. Purtroppo questa roba qua del Covid in Irlanda ha fatto... pochi casini perché poi il lockdown è finito più tardi che da noi. Non so se c'è ancora lockdown in Irlanda, sinceramente. La cosa invece che ci è andata di culo è che abbiamo deciso di non stamparlo in ragazzi, è arrivato in Cina. È arrivato Little Ricky, ragazzi. Eccolo, adesso sì che il gioco si fa serio. È come over the top quando metti il cappello. È il finale. Esatto, la finale. Allora, un'altra birretta. Andrea, saluto. Quando farete la campagna di My Little Pony? Questa è la domanda più importante di tutte. Già. Potrebbe essere interessante. Ma che scherzi, bellissimo. Mi faccio giocare Pony in The France. Voglio fare il Pony goticone, Bello. Col ciuffo. Che Pony fa la sorella di Pinkie Pie, che è Pony Got. Che Pony fa, Roberto? Vero. Guarda, io ho deciso che la prossima volta che gioco con Nicola, qualsiasi sia il gioco, io faccio il bardo. Vabbè, no, Pony bardo. Normale. Bardotto, eh. Io voglio fare il Pegaso. Ho cercato di capire qual era la classe più insopportabile dei giochi di ruolo. Sai qual è? Stata... Il druido che evoca animali a tutto spiano. Mm-hmm. Era la seconda. Anche se ricordo ancora la partita in cui c'era anche Riccardo con Giulio Antonio Gualtieri che evoca una balena sugli avversari. Grande Giorgio.
Classica, classica sessione di Seven Sea, trasformarsi in balena per sfondare navi. Un pony che evoca tutti gli animali è chiaramente Fluttershy. Eh sì, druida Fluttershy, veramente. Cioè c'è un pony che si chiama Fluffer, perdonatemi. Fluttershy, è il mio pony preferito. Mi dispiace Applejack, il pony redneck è il top. È il redneck, è più fatto andare su quello più... quello più ignorante. No, Fluttershy è la mia preferita, la mia favoritina. Ah, avevo capito male, scusate. Errore mio. Tra l'altro non so se si vede, ma sulla libreria ci sta un pony bruttissimo verde che ho regalato a Lorenzo, comprato a un autogrill in culo alle papere, ed è così brutto che l'abbiamo chiamato Patrizio perché vuole morire. Ecco. Vicino c'è una drag queen. Fai vedere la drag queen, Hirador. Come c'è una drag queen? Quella è il tuo pazzetto di vicino. E Hirador, chiaramente potrei... è un drag queen. Parlo un po' così. Parlo guarda che con drag queen poi mi triggeri, lo sai che... Lo so. Però fa ride perché capito, drag. Però è nero, non si può fare. Questi stavano all'Happy Meal di McDonald's. Miei! Ragazzi, mi strappo gli occhi. Sì, sono un po'. Prego, altri pony, regà, altri pony! Sì, aspetta, cazzo, mi sa che non c'è manco un pony. Guardate, c'ho anche un gattino di vetro. Se volete io c'ho... Oddio, c'ho un gatto mummia. Ma c'è del liquido dentro. Ma c'è un gatto mummia. Ma ragazzi, c'è nel senso, gli scheletri vanno tenuti nell'armadio. Allora cioè, io non vanno vado, mostrati... Io vado, no, no. Ma che cazzo è quel gatto? Questo è il gatto... del Museo Egizio di Torino, perché c'è veramente un gatto mummificato. Aspettate, vi faccio vedere allora uno dei miei peluche preferiti. Aspetta un attimo. Oddio, adesso mummifica uno dei suoi gatti. Almeno voi non dovete dormire con un Doraemon grandezza naturale nel letto. Se hai scelto l'amore in questo ho deciso che tiro fuori le prop di tutta la roba in camera mia. Ale. Tu, Lugarino. Bello, curulo. Aspetta. Ftagn. Bravi. Bello perché bravi. Puoi mettere le dita nelle cose e farli muovere. Questo è bello, però. È vero che è bello. Cthulhu? Sì. Signori, si è essiccata. Signori, visto che non so, siamo finiti a parlare di gatti mummificati, come ci fanno notare in chat, è anche arrivato il momento di morire male. Già. Dai. Ma... dai. No, il gatto d'aiuto è un par dei gatti, Erzizu. Siete partito un attimo. Ti sei persa una cosa prima. Ecco. Si parlava di te. Meno male. Bene. Il suo carione non riesco a spegnerlo, vabbè. È la tua smodata passione Palazzo. Vaffanculo. Palazzo. Lazio. Signori, siete davanti al mago che vi ha fatto passare di cotte e di crude, al mago che per colpa del cui portale è stata tagliata la manina di Alina che l'ha portata alla pazzia, il mago che vi ha lasciato e vi ha lanciato in quel mondo atroce che è stato Eberron, il mago che vi ha fatto vivere i vostri ricordi peggiori e vi ha fatto far sentire dei matti quando eravate nel pieno della ragione. E adesso è tronfio e sazio del suo potere davanti a voi. Tronfio, dici? Tronfio. Voi pian piano riacquisite vigore, vi ergete davanti a lui. Considerate che stia partendo una canzone dei Blinding Guardian proprio folle. E poi nel file YouTube ce lo mettiamo. Nicola, io rimango a te. Tu rimani, che cosa fate? Potete anche partire prima, guardate che magnanimo che sono. Parlo. Io carico. Tiro con l'arco. Io appunto, essendo che sono stata più o meno la prima a riavermi, sì. Ho già la mia ascia, mi sono pian pianino avvicinata, perché tanto sta di spalle Bargol. No, aspetta, non sta più di spalle, si è girato. No, ci sta guardando. Si è girato, è davanti a voi, vi sta guardando. Magari le sue intenzioni erano buone. No, io miro esattamente alla palla piena di fiamme nere. Non di palla, perché... Allora, è dietro di lui la sta coprendo.
c'è questa fiammella di ossidiana che avevate, quella che avevate preso prima, che però adesso non ha più le fiamme. Le fiamme, come detto, stanno fuoriuscendo dagli occhi di Bargol, che è vestito come The Tortoise, quindi è vestito come un mago rosso dettai. Vabbè, allora, visto che vedo che la palla non c'ha più le fiamme, vado diretta su sì, Bargol, sì. Perché mi sono anche un po' rotta. È cascato Lorenzo, è un problema. È meta gioco, ragazzi, meta gioco. È un problema perché ne sa, siamo ancora allora, in live. No, noi siamo ancora in live. Allora, in live vedo che è cascato Lorenzo, ma noi siamo ancora in diretta. Non so perché. Ok. Ragazzi, avete tutti quanti finché torna Lorenzo. Lorenzo probabilmente ci ha detto: no, io non me ne frego un cazzo di sto gioco qua, me ne sto nell'angolo, faccio cadere la live. Sì, è evidente. Avete un'azione a testa, andiamo però da Trinket e Staffington, Sneaky, Cren farà dopo, Narada, Ragno e Andrea. Ok. Niente, allora io carico... Ma sono nell'ordine in cui siete entrati qua, è giusto, è più giusto entrare nell'ordine in cui siete entrati qua, quindi Trinket. Mi sembra impazzita la cam. Ah, ti sentiamo adesso. Adesso ti sentiamo. Non è che una cam può funzionare nel Ferum dentro la torre del bastone nero di Waterdeep, c'è anche un perché. Vero. Quindi il tuo personaggio è tornato cieco? Ecco. Eccola, stupido. Molto bene. Però sei frizzato. Frizzato ma bene. Sei ben frizzato. Un bel frizz. Sono pronto. C'è un Bob con le armature dal vero semi boomer, dall'alf boomer, si è armato. Numero uno. Lorenzo Fantoni, perché un nome unico e intero è Lorenzo Fantoni, cioè tutto attaccato. Lorenzo Fantoni, tu hai anche se funziona. Anche se non esiste, hai vantaggio tu, c'hai vantaggio in questo. Ma come cazzo? Trinket, sì, tu stringi immediatamente. Lascia che mi aveva dato Cream. Che ti aveva dato Cream. Esatto. E io dico, Cream, aiutami tu. Dammi la forza. Le cuffie. Sei un genio. Scusa, ci sono indicate le cuffie sull'elmo, Lorenzo Fantoni. Guarda te. Quanto caso male, magari sentivo. Vabbè. E, niente, io carico e dall'alto... gli vado proprio addosso. Vai, tira per colpire. Yes, diventi, è così fatto. Cosa vuoi fare, piccola nana? Vuoi colpirmi? Allora, io ho 11 più 3, aspetta, controllo. 11 più 3 più 3, quindi ho 11 più 6, 17. Lo colpisci. Bomba. E quindi faccio un D8, aspetta. Allora, un D8, 3, 8 danni. La tua ascia penetra nelle vesti del mago. Tu estrai l'arma, vedi che ha questa ferita copiosa che però non sanguina e fa un ghigno. È la prima volta che vedi un nemico che tu hai colpito ricevere un colpo così forte, ma non accusare e non fare neanche una smorfia di dolore. Che cazzo di... Togli l'ascia e indietreggi lievemente. Il secondo che è arrivato qua era Sneaky, no, chi era? Sì. Sneaky. Lo vedo l'artefatto alle sue spalle? È alle sue spalle l'artefatto, no, lui lo sta coprendo, lo vedi parzialmente, se ti sposti, sì. Io mi sposto e provo a frecciare l'artefatto. Tu mentre stai per frecciare senti una voce. Allievo. Che cosa stai facendo? Allievo. La riconosco la voce? È la voce di The Tortoise. Che cazzo vuole questo? Che no, no, non devo? Gli rispondo, io ti ho dato, no? Io ti ho dato il potere. Se credi e cerchi dentro di te, sai di che potere sto parlando. Sì. Ecco. E tu cosa vuoi fare? Vuoi attaccare la forma perfetta del male? No.
Ah, quindi streccia. Che non sono ancora tutti vicini. Sagace. Sagace, Sneaky, bravo allievo. Freccia allora, però sfreccia senza colpirmi. No, quando no. Appunto. E sfreccio per colpire. Beh, ovviamente. Sì. Ecco. Più tre. Tanto, Roll 20 non è mio amico. Credi nei dadi, ecco, io ci voglio anche credere, ma loro non credono in me. Tu tiri la freccia, sembra quasi che lo colpisca, ma li passa tra la spalla e il viso e si va a conficcare dietro in queste enormi... Io ho mirato l'artefatto, in realtà. Sì, lo so, ma... l'artefatto. E senti, bravo allievo, molto credibile. Fatto apposta. Lo so. Il terzo che è tornato, non mi ricordo, era Narada? No, Kren. O Kren? Kren. Kren. Voi vedete questa persona che solo, anzi no, Kren, fammi un tiro in destrezza per alzarti. Cazzo. Che sarà? Ma che te frega, usa la gemma del potere. Ma infatti, ma usale tutte. Usale tutte. 15. Quanto hai in destrezza? Ti dico, si vede una sega. 17. No. Perfetto, ti alzi. Tu me vedete, questa persona qua, che comunque è Kren, cioè, l'avete visto, è sempre stato molto possente, che si alza, indietreggia un po', arriva in avanti e si ferma con sto mazzone in mano. Che cosa vuoi fare, Lorenzo Fantoni? Intanto cerco il telefono perché sarebbe da fare un selfie in questa situazione, perché ovviamente è fighissimo, vissuto da umano, però cerco... Vedete che cerca di mettere sotto l'armatura, che sentite clon, 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 le mani, cercando qualcosa e ve lo guardate in maniera... Il telefono! F4, vabbè, F5. Faccio l'unica cosa che ha senso fare in questo momento, ovvero cercare di dare una scossa al mago con i cavetti. Lorenzo, tu hai il cellulare, perché sei stato portato, quindi probabilmente hai sotto i jeans, hai il telefono dentro. È raggiungerli, vero? Lorenzo, guarda che se premi start e il tasto indietro dell'armatura scade, che incatturi la schermata. Allora, se ho il telefono in mano, in effetti potrei pensare di usarlo tipo magia. Potrei convincere il mago che tipo la macchina fotografica gli sta rubando l'anima, la macchina del telefono. Non l'ha mai vista. E 5! Quanto danno fa un telefono? Devi imparare a dire di no. Allora, fammi un tiro. Ruolami questa scena. In base a come me la ruoli, ti do un modificatore sul tiro per carisma. Allora, io prendo il telefono in mano con la modalità selfie. Cioè, per lo scatto frontale la giro verso di lui e gli faccio: mago, ti vedi riflesso in questo artefatto a te sconosciuto, sappi che appena premerò questo tasto tu verrai imprigionato qui dentro, la tua immagine resterà per sempre come dentro e verrà condivisa sui social e diranno che sei un vecchio boomer di merda e tu morirai del disonore. La zona fantasma proprio. Lorenzo Fantoni, che creatura potentissima che è stata evocata su questo piano, che artefatto maligno è quello, e perché ho delle orecchie di cane? Ovviamente ci ha messo il filtro, chiaro. Passo i vari filtri di Instagram con tutte le cose, le deformazioni. Grazie al potere del 5G io potrò renderti esattamente ciò che voglio. Ho sentito parlare di questo 5G dalle altre dimensioni, ma erano persone stolte perché credevano che la loro terra fosse piatta e andavano in giro con delle strane cose di alluminio sulla testa e guardavano, quando guardavano il cielo pensavano che delle scie chimiche li avrebbero uccisi tutti quanti. Stolti incredibili, quindi non mi fai più paura. Ah, sì? Fammi un tiro con meno 3. No, carisma. Cazzo, meno 4 è il massimo, figa. Vabbè, giusto. Devi fare sotto. Ah, ok, è vero. Porca puttana.
No, no, maledetto Roll20. Salutiamo gli amici di Roll20. Mentre Bargol è un attimino spaventato, si guarda, mi chiedeva come per toccarsi il seno, si guarda e fa: sono una donna bellissima. Ma pensavo. Non so cosa sia quella magia, però adesso so. Che nella mia prossima reincarnazione voglio essere una donna, se sarò così. Grazie per avermi fatto scoprire la mia femminilità nascosta, Lorenzo Fantoni. Non ho più paura. Perdonami, del tuo artefatto. Ma io sono... posso gioco meta, no? Sì. Io posso fingere di aver fatto uno al master? Mm? Io sono il master. Io vedo che cosa hai fatto. Senti una voce, Lorenzo Fantoni. Non far stronzate, è Roll20, si vede, è una prova, è digitale, quindi adesso abbozzi, hai usato face up al contrario e Bargol ti fa un culo così. Quindi Trinket e Staffington hanno agito, Sneaky, Kren, no, Narada. Staffington no. Ah no, Staffington ha detto no. Perché il turno dopo perché sei partita tu, quindi è l'ultimo. Narada. Comunque è un viaggio, volevo dirvelo, cioè star qui a guardare questa scena è stato veramente incredibile, quindi mi piace tanto. No, io dicevo che subito, istintivamente mi veniva da colpire, ho le palle piene di tutto il fatto, cioè questi conflitti, si è disintegrato tutto, finalmente attraverso quel suicidio che poi ci ha permesso di arrivare di nuovo a questa realtà. Insomma, io mi risento estremamente forte, presente in me, e mi piacerebbe provare il dardo incantato. Non serve neanche un tiro per colpire, Narada. È un D6 più uno così. Colpisci in automatico. Vado direttamente. Okay. Sì. Aspetta, un D6. Più uno. Il più uno lo aggiungo... mentale. 6. 7 danni. Mentre si sta facendo bello e pensando che bellissima donna potrebbe essere, Bargol viene colpito in pieno in faccia da quello che è un dardo incantato e indietreggia. È stata una magia potente, a differenza degli altri attacchi, l'ha subita pesantemente. Ero convinto. Fammi un tiro di saggezza o intelligenza. No, ho appena detto che ero convinto. No, bastava quel tiro lì. Narada, sono la voce della tua coscienza. Non rompere i coglioni e ascolta l'arbitro. Fai un tiro di intelligenza. Devi tirare un di 20 e stare sotto. Sommo Narada. 10. Perfetto, ti è entrato. Io 17. Capisci che gli attacchi magici hanno più effetto degli attacchi non magici. Fantastico. Quindi non solo sei convinto, ma adesso sei anche conscio. Non siete più basiti. È esplosa la clinica! Il dardo incantato entra e tac, la guancia di Bargol esplode. Elfo, il tuo animo è ancora forte, ma io... mi ergo ancora davanti a voi e i vostri colpi sono ancora pochi. Ragno, tu sei per terra. Però ci sto io prima del ragno. Sto facendo, se guardate Twitch, c'è Narada, Ragno, Andrea e poi c'è Stato. Ah, ho capito, che nell'ordine in cui eravamo arrivati lì. Ah, anch'io avevo capito così. Anzi, ma era prima così però e mi sono rincoglionito. Vai. come ti pare. Sono il master. Il master ha sempre ragione. No, se il master ti dice di farla così, tu me la fai così. Ma ce l'ha detto l'arbitro. Ok, allora andate nell'ordine in cui siete arrivati. Dopo Narada c'è chi c'è? C'è Andrea Vero Ragno è ultimo. Andrea, tocca a te. Io posso aver capito la cosa che hanno effetto per lo più gli attacchi magici, l'ho vista, quindi l'ho capita. Sì, ma può anche dirvela Narada, se ve la dice Narada l'ho capito tutti quanti. La consapevolezza l'avete raggiunta tutti quanti, dai. Avete raggiunto lo stato di estasi grazie a Narada. La serendipità, e grazie alla serendipità io
sono una nana, non ho molte magie, ne ho solo una che se non sbaglio ho preso mangiando prima del gagliardo torneo. Quindi mi avvicino molto a Bargol, gli arrivo proprio molto vicino agli occhi e gli faccio: ammira la vera bellezza, e cerco di accecarlo facendo luce. Oh, più Zoolander supernova. Bargol, Bargol, faccio un tiro salvezza contro spell. Top, fatto uno, la merda. Tu gli vai vicino nell'aurea, nella maniera più suadente possibile, come solo Andrea sa arrivare, e attivando luce e muovendo la tua folta chioma si crea un diorama di colori e di meraviglia. Lo vedete anche voi, vi viene da dire: mi si aprono tutti i chakra. È bellissima, questi capelli, è come vedere l'alba di un sole meraviglioso, proprio quando il sole esce cremisi dal mare ed esplode in tutta la sua bellezza. Siete rapiti. Bargol stesso sgrana gli occhi. Bella, ed è totalmente rapito, indietreggia tenendosi la mano sugli occhi. Tutti quanti avete un più due a colpire adesso. Bomba. E senti una voce da dietro, Andrea. Andrea, mica mi lasciano qui, ti prego! Ti prego, che sei una merda, se mi lascia, non abbandonarmi, ti prego! State buono, non mi fa fare ste figure di merda. Ok, sei bellissima, sorellina. Grazie, madre, anche tu. Hai visto come sono dimagrito? E sta a Staffington. Ok, io ce l'ho una gironda. Dai. Dai, hai una babutta. E sei! Certo, Staffington. Grazie. Hai una gironda. Allora, io comunque mi ricordo di quello che è successo nella nostra visione ospedaliera, così. E per me è stato galvanizzante, in realtà, distruggere una gironda. Ho capito, Trinket, cosa prova ogni volta che distrugge una gironda. Cioè, distruggere una gironda è 100 volte meglio che suonarla. Quindi, carico la gironda, la scaglio verso Bargol e faccio Gotta Crash Them All. Aio, questo l'ho sentito. Ha crittato su cringe. Ha cringiato. Quindi vuoi sfasciare la gironda sopra Nargol? Sì, sopra Bargol. Io ovviamente vedo sta cosa, lacrime. Tu lacrime, tu sei veramente orgogliosa, capisci che veramente qualcosa di te è rimasto dentro Staffington. Staffington, ricordati che hai il più due a colpire, oltre ai vari bonus avete il più due perché ha accecato. L'ho già aggiunto a coso, quindi ci aggiungo pure quello per distanza, perché glielo sto lanciando. Sì. Ok, è zero, quindi ci aggiungo solo più due. Vado. Vai. Cazzo. 4. No. Tu vai per tirare la gironda. No, vai per tirare la gironda. Cado. Però quando vai per tirarla ti parte un accordo. Guardi Trinket, lo faccio, inizia a trippellare come un pazzo, fregandoti quello che succede addosso, pensando alle grupi, e sei lì e parte questo assolo meraviglioso di gironda nel momento meno opportuno di tutti, perché per quanto accecato non è sordo, giustamente Margot. Quindi sente esattamente la direzione da cui sta arrivando il suono. Meno male che tocca al ragno, eh? Ragno, tocca a te. L'avremmo mai detto, meno male che tocca al ragno. È accecato, giusto? È accecato, ragno, sì. Tutto il resto del gruppo sta guardando a lui. Sì, ragno. Okay. No, ma non faccio niente di particolare, faccio una cosa da giocatore normale. Ma è impossibile, Roberto. Cioè, gli vado alle spalle sperando che il resto del gruppo... Mi separo dal gruppo, mi distanzio e gli vado alle spalle. Perfetto. Gli arrivi? Voi lo vedete, ragno? Come sei? Cammini in maniera normale? Sei tutto... Non lo fa vedere anche dagli altri. Ah,
Quindi vuoi essere abbastanza sneaky sneaky? Sì. Fammi un tiro in destrezza, ci arrivi lo stesso, per in base al risultato vedo quanto sei sneaky sneaky. Sto sopra, 16. Non sei troppo sneaky, quindi ti alzi. Sono io sneaky. Con la tua scada cammini alle spalle, voi lo vedete, e ti piazzi dietro di lui. Ok, perfetto. Vuoi fare qualcosa o... Per attaccare o meno? No, no, cioè, questo è il tuo movimento, puoi attaccare, certo, se vuoi. Ho fatto la spada su quella che pensavo fosse la sorgente del suo potere. Non ho capito, scusami, Roby, cosa fai, ragno? La spada su quella che prima era la sorgente del suo potere. Ah, sul, cioè, sul, sull'artefatto? Sì. Vai, vai, sentilo per colpire. È fermo. Sì, sì, l'artefatto è fermo. E lui l'artefatto attacca. L'artefatto 12, attacca, 16, no? 18. Tu prendi l'artefatto, distruggi l'artefatto, nell'esatto momento in cui si infrange l'artefatto, è come se ci fosse un'onda d'urto. Tutti quanti venite spostati. Vedete queste fiamme che ricoprono e fuoriescono con estrema violenza dagli occhi di Bargol. Capite che probabilmente c'era ancora un flusso tra l'artefatto e Bargol. E Bargol inizia a emettere dei gemiti strani e proprio dai pori è come se iniziasse a fuoriuscire un po' di questo potere. Sempre più intenso. Anche tu che sei dietro senti un'estrema cattiveria, ragno, tu che sei l'apoteosi della cattiveria, e per la prima volta dopo tanto tempo provi una sensazione che è quasi di paura. Bene. È enorme. E sta a lui, ragazzi. In chat dicono Bargol è diventato una caffettiera. Bargol alza le mani e vedete un'enorme sfera nera comparire sopra di lui e la tira al suolo verso il basso. Fatemi tutti quanti un tiro salvezza su spell. Palla del suolo. Sulla lista dei tiri salvezza è l'ultimo numero che avete. Ah, ok. E dobbiamo fare sotto, scusa Nico. Sopra. Sopra. Male male. Cantesimi, verdi, magiche e bastoni magici? Sì, siete tutti quanti full, di punti ferita, ricordatevi questo. Ok. E bisogna andare sopra? Sì. Te pare. No, di uno! Porca miseria. No, aspetta, io ho sbagliato il più 3, però c'ho 19, io ho fatto sopra. Perfetto. No. Sotto, sotto. Sotto. Io poi allora, non c'è un modificatore, no? No, cioè, sì, c'è scritto tiro salvezza contro spell, nella lista dei tiri salvezza, c'è l'ultimo tiro salvezza contro incantesimi, cioè è il modificatore di saggezza, di intelligenza che avete. Saggezza. Scusate. 10 su 10 di saggezza, come vedete. Quindi è 0. Anche io ho 14 su 15. E io c'ho più 1 e comunque sto sotto. Io ce l'ho fatto. 19 su 12. Allora, chi l'ha passato prende 4 danni. Ecco qua. Chi non l'ha passato prende 8 danni. Io sono morto. Ah, eri full. Ero full? Eri full. Sì, ragno, vedi che devi fare, ragno? Ma full 7 comunque. Tu vai giù, Sneaky. Quando sei giù, senti la voce dentro di te. Bravo, bravo allievo, non hai voluto neanche schivare. No, io accolgo il male. Il colpo, adesso riposati, ma agisci! Agisco. Agisci quando saranno tutti vicini. Mi rincuoro. Adesso, stai giù. Faccio la fake death. Che è un poco fake. Se vuoi questo potere. Basta saperlo usare. Vedete, Sneaky, comunque con queste fiammette nere che lo ricoprono tutto, che è immobile al suolo, cioè per voi è morto. È totalmente fermo, ai vestiti che bruciano di questa fiamma nera. Chi è che se l'è presa in faccia tutti gli 8 danni? Io. Benissimo. Sta a voi, ragazzi, finiamo l'iniziativa di prima a questo punto. Un'altra volta, ok. Ah sì, io iniziativa non l'ho manco tirato. Vabbè, l'iniziativa quella di come ci siamo svegliati. Sì, 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 come vi siete svegliati. Ah, ok. Allora, prima. Primo... 4. Ah, prima tu, scusami. Sì,
Allora, io vorrei... Lui adesso è totalmente avvolto da queste fiamme. Sì, io vorrei fare il mio detect construction. Sì. Ok, per cercare di capire se dove si trova lui posso colpire un qualcosa per fargli crollare della struttura addosso. Allora, lui è sotto, siete proprio nella cima della torre, quindi considera c'è questa cupola a punta sopra la torre, che è il tetto della torre, ci sono delle travi di legno. Mm-hmm. Quello che puoi fare è provare a lanciare la tua ascia nella cuspide, dove c'è la cuspide, vedere di tagliare gli infissi e grossi queste travi di legno in modo tale che qualcosa gli cada addosso. Ok, allora provo così, perché tanto visto che con l'ascia non è che gli posso fare chissà cosa e non ho incantesimi. Guarda che non gli hai fatto poco danno, ricordati che la tua è l'ascia magica di Cream più 3, cioè nel senso solo che prima hai fatto un tiro del merda per i danni, non per altro. Ma in realtà è l'ascia magica è la stessa che c'avevo io, è sempre un D8 più 3, cioè adesso ho il più 2 perché è accecato, però... Vai, meno uguale. Ti voglio... Quello che vuoi fare tu, Trinket. Sì, io cerco appunto di mirare a queste travi per cercare di fargli cascare qualcosa addosso. Assolutamente. Ok, faccio un tiro per colpire? Sì. Hai il più 1 perché sei un tiro abbastanza vicino, sei a distanza ravvicinata, quindi un più 1 per colpire anche, oltre ai modificatori che hai. Ok, quindi il più 2 perché è accecato, più 1 per questa cosa. Il più 2, perché vuoi colpire, cioè tu vuoi colpire sopra in modo tale che gli cada qualcosa in testa, corretto? Esatto. Perfetto. Ok, e poi c'ho il più 3 per il mio modificatore, quindi in realtà c'ho un più 6. Sì. Ho fatto i cosi giusti, ok? Esatto. 22. Tu colpisci in alto, yes. Tiro un D4 per vedere quante travi gli cadono addosso. Esatto, io prendo proprio la mira. Tu prendi la mira, colpisci proprio in mezzo, dove le due assi si uniscono, le spacchi pesantemente, le assi iniziano a traballare e cadono. Tirami 2d6 di danni. Ma le prende solo lui, non tutti noi, vero? No, solo lui. Non sì, solo lui, perché ho mirato esattamente. Si è mirato, ha dato 22. Quindi 2d6 secchi, giusto? Sì, 2d6. 6. Onesto, dai. Beh, una media. Dai. Lui non sta vedendo bene, avvolto dalle fiamme, quasi privo di senne, come se questo potere del mare si stia impossessando di lui, grazie appunto al colpo sferrato da ragno all'oggetto, gli cadono addosso queste travi che... Vedete che lo accartocciano un po' al suolo, si rialza e per quanto abbia il braccio che adesso è piegato in una maniera totalmente assurda, queste fiamme lo avvolgono ancora di più, dalle ferite fuoriescono queste fiamme, a tutto il lato destro totalmente avvolto dalle fiamme. Vedete che anche quest'aurea di terrore intorno a lui si espande. Narada, no, chi è arrivato secondo? Sneaky. Allora, io voglio fare una cosa. Tu sei giù, eh? Io sono, però sono in me. O sono svenuto? No, tu sei in me. Sei in me, sei in te. Allora, io non prendo le armi. Mi alzo di corsa e corro verso Bargol, cercando di usare gli altri come scudo visivo per non far vedere a Bargol che sto arrivando. Quello che voglio fare è caricarlo, non mi interessa afferrarlo o fargli danni, lo voglio caricare per spostarlo il più possibile da tutti gli altri. Sei pronto? E non so che stai a fare. Il tuo tiro per muoverti silenziosamente. Ma vabbè, anche se mi vedi all'ultimo va bene. No, ho fatto 8. 8 su 100, zio. Ok. Tu per quanto sei moribondo? Poi faccio un'altra cosa, se mi riesce l'azione c'è un'altra cosa che devo fare. Se riesci a muovere abbastanza silenziosamente, lui è accecato, arrivi a lui e gli dai una spallata. Lo sposti. Lo voglio allontanare da tutti gli altri.
lo allontani dagli altri, però sta quella tua azione. Ok. Gli altri sei allontanato dagli altri, come se si fosse spostato di una, 3 metri sulla destra. A contatto, per contatto, quando gli hai dato il contatto, il fuoco ti ha iniziato a prendere anche te. Ok, ma la mia è un'azione suicida in realtà. Ecco. Adesso però sei vicino a lui. Va bene. Lui, dimmi, vedi che... Posso fare una cosa o no? Si sta muovendo. Ed è il turno di Narada? Kren? No, Kren, Lorenzo Fantoni. Io Lorenzo Fantoni, cosa fai? E gli dico che da dove vengo io, quelli con l'armatura prendono i maghi e li volano di sotto dalle torri di solito. Non importa se i maghi sono quelli di una terra lontana. Prendo Bargol, lo prendo e lo faccio per... Ci sarà una finestra, immagino, in questa torre. Sì, ci sono finestroni in giro. E nonostante tutto il male, il dolore che può farmi, cosa, vado verso la finestra per scagliarlo di sotto. Perfetto, fammi un tiro di forza. Dio santo. Faccio un tiro di destrezza. -2. Avevo dei malus qualcosa? No, 18, lui ha fatto in destrezza. Quanto hai in forza? 14. Tu vai, però sei troppo potente. Ti caracoglia addosso. Quando lo prendi, nell'esatto momento in cui gli sta dando la spallata a Kren, scusami, Lorenzo, sì, che cazzo, Sneaky. Quindi tu vai a sbattere contro la finestra, sei immobile e senti la finestra che inizia a spostarsi. Tu sei esattamente lì davanti, Lorenzo Fantoni. Con la finestra che sta per esplodere e Sneaky e Bargol a pochi metri di distanza. Posso fare qualcosa? No, se questa è stata la tua azione perché hai cercato di saltargli addosso. A chi tocca? Tocca a Narada. Non lo so. Narada, mi tocca a Narada. Sì, sì. Posso avere di nuovo la descrizione invece dell'oggetto che aveva attaccato Ragno? Cioè che aveva l'oggetto che aveva attaccato Ragno era un piccolo artefatto dove c'era una specie di fiamma di ossidiana nera, che era quello dove era racchiuso il potere del male. Sì, su, ma questa piccola base si è infranto. Si è infranto. Ci sono queste. Capisco che ha perso il suo potere. O... Il suo potere adesso è esploso dentro. Bargol, dentro il mago, ed è per questo che si sta avvolgendo, non riesce, al posto di contenere pian piano le fiamme dentro di sé, la rottura del sigillo ha esposto Bargol alla totale potenza di queste fiamme, di questo potere, ed ecco perché non sta più gestendo bene quello che gli sta succedendo. No, io voglio continuare a combattere, sono dentro il combattimento, quindi io attacco, però volevo capire, cioè di magia qui non c'ho più niente da usare, per cui tu hai 2 magie, tu ne hai 2, ne hai usata solo una, hai usato solo un dardo incantato. Cioè 2 magie vuol dire che posso usarne un altro? Sì, puoi usarne un altro. Beh, vado subito proprio, diretto, certo. Perfetto. Ne uso un altro. Dove lo vuoi colpire? Se mi fa una descrizione che me lo visualizzo. Lui ha gli ha tirato una spallata addosso Sneaky. Lui ha quasi tutto la parte sinistra del corpo avvolta dalle fiamme. La parte destra non è ancora totalmente avvolta dalle fiamme, vedi che il viso è straziato da quella che è un'espressione che è un misto tra dolore e follia. Non riesce più a contenere questo potere estremamente malvagio dentro di sé. Kren si è buttato sopra di lui, Lorenzo Fantoni si è buttato sopra di lui, però per colpa della spallata di Sneaky è andato a sbattere contro questa enorme finestra alle sue spalle che pian piano si sta infrangendo. Quindi lui ha la parte sinistra del viso totalmente ricoperta dalle fiamme e la parte destra no. Ma io lo colpisco, tutto il male secondo me è racchiuso comunque all'altezza del terzo occhio qua in fronte, per cui comunque la mia mira va diretta lì, nel punto centrale insomma della fronte. Vai, non devi tirare per colpire, è un D6 più 1. Subito. 4, 3 più 1, 4. 3 più 1, 4. Il tuo colpo è intenso, esattamente come prima, si infrange proprio in mezzo alla fronte di Bargol,
Tu che sei lì vicino, Sneaky, vedi che un'enorme fiammata fuoriesce, una fiammata nera fuoriesce dalla sua fronte e gli avvolge tutto quanto il viso. Sentite tutti quanti una voce. Sei debole, ho bisogno di un altro avatar, sei troppo debole. E queste fiamme lo avvolgono totalmente, praticamente consumando il corpo di Bargol. E c'è questa fiamma gigantesca che oscilla. È il male puro davanti a voi. Oscilla pericolosamente. È la fase 2 del boss. Boh, mi sono giocato tutti gli incantesimi, ragazzi. Fate voi. Tra l'altro, mo pure nella nuova avventura ufficiale di D&D hanno messo le varie fasi del boss. Non so se hai visto, Nico. Per quello mi piace mettere i boss con le fasi, impazzisco. Questa enorme, parte la musica lirica con latino. Argol, Erebus, Argol, c'è questa fiamma totalmente incorporea che si aggira, i vostri cuori sono attanagliati da una morsa di terrore, paura e distruzione, il cielo fuori diventa nero. Ma sa che piove. La disperazione. Arieta. La paura. Non sapete, non potete neanche immaginare che cosa significa la parola felicità o allegria. Siete disperati. Dissennatori. Buffington? Sì. Come sai io? Prima Andrea. L'energia che veniva dall'armatura del forgiato con cui hanno resuscitato Patrizio non è vera elettricità, è magica, giusto? Sì, sì. Io mi guardo adesso Lorenzo Fantoni viene dalla Terra, quindi per lui è elettricità. Però io mi guardo Patrizio e faccio: Patri, vuoi essere metal? Che cos'è il metal? Pizza power metal paura. Porgo l'ascia verso Lorenzo Fantoni e gli faccio: elettrificami. Lancio fuori i gavetti. Spello i capi. Altro facepalm. Siamo a 3. Nell'esatto momento in cui i cavetti toccano Patrizio, Patrizio ti guarda e fa: I wanna run! E si compie la minestra di due. A me l'elettricità, c'è un pochino la statica, mi prende pure a me, quindi mi è un crestone pazzesco. Anche tu diventi tipo un Trollslayer di Warhammer, crestona bionda. E col sottofondo di The Electric Eye di Judas Priest, lancio l'ascia elettrificata magica contro la fiamma nera. Dammi un tiro per colpire. Però arma a distanza o attacchi in mischia? Come l'ho lanciata. Ah, tu l'hai lanciata? L'ho lanciata. Lanciami! Lanciami! Io non so perché, però faccio così verso Andrea. E vediamo un attimo che non sono così. Vabbè, farei quindi attacco a distanza, tanto è uguale. Niente, ho fatto 4. No, il palle si divide dado, madonna. Palle, non me ne frega. Aspetta, un cazzo. Elettro Patrizio deve essere consacrato. Ritira questo cazzo di dado e credici, porca puttana, Andrea. Ti tiro una capocciata. No, ti tiro una capocciata a lui. Fatto. Uno. Ti fa un danno. Sono troppo cazzo carico. E adesso è perso da qualche parte nella sala, urlando, abbandonato per terra. Staffington, state. Tu c'è Elettro Patrizio che in questo momento, Staffington, sta cantando veramente del power metal pauroso. Mamma mia, quanto sto fomentato. Tu sei lì che c'è, cambi subito, proprio inizio a seguirlo. Io comincio a fare così e lancio dardo incantato così, però volendo sfondare il vetro che si è già mezzo fratturato per tutte le spallate che ha ricevuto. C'è Lorenzo Fantoni sul vetro. Però aspetta, vuoi colpire la fiamma o il vetro?
Aspetta, non ho capito bene, ma contro il vetro c'è finito anche Bargo e Sneaky? No, Bargo e Sneaky sono davanti, c'è solo Lorenzo Fantoni tutto attaccato. La lisciati, ok, scusami. No, allora no. Al suono del power metal io faccio così e da queste due dita escono due dardi incantati che cercano di mirare verso Bargo. Dai, un di 6 più 1. E direttamente i danni, quindi? Direttamente i danni. Ok. Allora... Votando direttamente il più 1, Sì, sì. 5 più 1, 6. 6 danni. Il dardo incantato prende la fiamma e vedi che gli fa come una specie di foro, per quanto sia una fiamma, appunto, e ha la consistenza di una fiamma. Vedi che però questa fiamma, questo buco che gli ha fatto con questa magia, gli crea come una specie di alone tondeggiante sul lato sinistro, che non si rimargina, cadono quasi delle gocce di fiamma nera. Come fosse sangue. Sì, come se fosse sangue scuro, e questa fiamma che fa questi rumori allucinanti, questa voce terribile. È impossibile che delle creature disgustose come voi possano anche solamente scalfire la mia forza. Cosa sta succedendo? Questa fiamma che oscilla sempre di più, Bargol è sotto, i suoi vestiti sono in brandelli, c'è questo fumo che fuoriesce, è distrutto il suo corpo mortale, c'è solo questa forza che sta cercando qualche cosa dove rintanarsi, sta combattendo con estrema violenza. Sta a? Ragno. Senti, io ho sentito urlare quella cosa dell'involucro, giusto? Sì, sì. E lo riconosco come il male assoluto, anche perché Ragno riconosce perfettamente il male. Sì, sì, è il male assoluto. Allora, il mio piano è allargo le braccia e mi dono a lui. Appena mi entra dentro mi trapasso da parte a parte con la spada. Tu ti vuoi donare a lui? No. Vedi che lui ti guarda, ti metti una mano, quella che sembra una mano, una specie di fiammata dentro di te. Vedete? Una specie di doppione di ragno fatto totalmente nero, scuro, fuori uscire, e la fiamma prende corpo. Tu ti senti? Ragno, che una parte di te non c'è più. Ok, però adesso mi passo da parte. No, è fuori di te. Tu ti sei ceduto a lui e lui ha scelto una delle tue personalità. E okay. Secondo te, Ragno? Quella ha preso. Che personalità ha scelto? Porco. Ok, però adesso... Davanti a te c'è una versione oscura di te. Però vedi che ha come queste bavette di fuoco che gli fuoriescono dalla bocca. Ok. Ti senti la mancanza di Ragnak dentro di te? No, io speravo ci fosse piccolo ragno. Ok, ma ci ha avuto qualche danno del prendersi? Del prendersi? Non al momento te ti sembra, se prima ti sembrava ferito, adesso ti sembra abbastanza normale. Ma io il discorso è che non è che mi ero ceduto a me tanto per cederlo, io aspettavo che me... Che scusa, avevo capito male io. Allora tu lo puoi colpire mentre ha questa parte, questo braccio suo dentro di te. Quando lui sta di parte dentro di me, io mi trapasso da parte a parte, uccidendo l'ospite e lui stesso. Ma c'è solo un braccio, non è che è entrato tutto, è solo una parte, come se ti stesse cercando di afferrare qualcosa, come se ti stesse afferrando il cuore per strapparlo fuori. Penso che se metà di lui sta dentro un corpo che muore, si farà male, no? Sì, si fa molto male, ma ti fai anche tu molto male. Sì, ma va bene. Vai, lui entra dentro di te. Vai per colpire. Ricordati tutti i vantaggi del caso, quindi c'è il più 2, poi anche dentro di te, quindi c'è la svantaggio. 3 più 2, 5, più 6, 11. 11? Tu vai per infilzarti, ma nell'esatto momento in cui stai per infilzarti, lui ritrae il braccio, riesci solo... a tagliargli una parte di braccio, questa fiamma cade per terra e evapora, e vedi che queste gocce fuoriescono. Mi hai mentito, umano! So a chi rivolgere il mio odio. E tutto questo, adesso però, Sneaky, c'è anche Ragno vicino a voi. Andrea ha già fatto. Tocca... Tocca a lui. Tocca a lui. Lui, vedete che
le fiamme divampano pesantemente intorno a lui, molto pesantemente, e una specie di, come un'area tutto intorno a voi, un cerchio di questa sostanza nera come la notte, si propaga tutto intorno a voi, sotto i vostri piedi, intorno alla stanza. Vi sentite estremamente, estremamente paurosi, affaticati. Ha fatto una protezione dal bene, quindi sarà molto più difficile poterlo colpire. La disperazione si attanaglia. E nonostante questo, vedete che molte di queste specie di gocce di fuoco nero cadono al suolo, evaporando nell'esatto momento in cui toccano adesso questo suolo di nera pece. Sneaky, no, scusatemi, Trinket, sta a te. Lui è vicino, attaccato a Sneaky, in fondo c'è Lorenzo Fantoni, appiccicato a sta finestra e fa oddio, 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 oddio. È vicino, c'è Ragno, non felice, poiché non è riuscito a sconfiggere o ferire pesantemente il male con la M maiuscola. Ah, allora, volevo chiedere, io ho un trucchetto che è scudo, lo posso fare solo su di me? Sì, solo su di te. Vabbè, lo lancio perché ce l'ho, non l'ho mai usato, quindi... È l'ultima sessione. Esatto, l'ultima sessione. No, non adesso hai 18 di CA. Anche e soprattutto hai più 2 ai tiri salvezza contro spell. Ok. Quindi mi lancio proprio con tutto il mio corpo, cercando di prendere sul Bargol se è possibile. Non so se gli altri sono proprio appiccicati oppure c'è un minimo di spazio di manovra. E che cosa vuoi fare? Ah, quello che voglio fare è tenere la mia ascia davanti a me. Sì. Mentre carico Bargol e cerco di buttarmi verso di lui per inchiodarlo col mio corpo e con l'ascia addosso al muro. Perfetto, fammi un tiro per colpire. Allora, tiro per colpire. Aspetta, che c'ho un sacco di roba qui. Allora, un di 20 più 2 più 3, quindi c'ho un modificatore di più 5. Vai. Ah, 7. Questo territorio di nera pece inizia a correre, ma ogni passo è come una coltellata alla tua anima. Più ti avvicini al male assoluto, più la paura ti attanaglia. Chiudi gli occhi, li passi a fianco, passi tra Ragno e lui, e senti un colpo e senti il vetro che fa ancora di più, sei andata a sbattere contro Lorenzo Fantoni. Sei immobilizzato. Oops. A proposito, ma Lorenzo Fantoni in questo momento quanto caldo sta provando in faccia? Ah, robe folli. Secondo me il suo cervello è diventato zuppa. Tutto bene. Ed è istantaneo. Il turno di Sneaky, che sta prendendo fuoco anche lui. L'essenza nera è uscita fuori da Bargol e svolazza qua sopra di me. Sì, è vicino a te. È in piedi, non sta volando, è in piedi. Ok. Quello che avete visto è che quello che gli fa veramente male è la magia. Va bene. Io gli dico, gli parlo. Dico, sai chi ti saluta tanto? The Tortoise. E casto palla di fuoco sul posto. Mi dispiace per chi si è avvicinato, cazzi vostri. Io ci ho provato. 10 face palm, ragazzi. 10 face palm. Ricky. A me stavolta è per il bene. Palla di fuoco. The Tortoise ti guarda e fa: io non l'avrei mai utilizzata così. Lo sappiamo. Sono 6 di 6 ed essendo lui
molto molto vulnerabile alla magia, è un 6 di 6 e il risultato va moltiplicato per 2. Aspetta. Sono 1, 2, 3, 4, scrivono palla di posto. Ops, sono allora, 48. 48 danni. Porca miseria, siamo a 11 face. Voi sentite no, solo l'ultima 24 per 2. Sentite solo una parola, anzi due, una parola sola, che è palla de fuoco. Non sapete perché, ma siete terrorizzati al suono di questa parola. Un'enorme deflagrazione esplode in tutta la stanza. Traditore! Vedete un'enorme fiammata, un calore, una vampata. Sentite i vostri corpi quasi svanire. Metal! In compenso, il vostro animo si acquieta. Almeno non sono rimasta una ghironda. Dalla piazza principale di Waterdeep si vede la torre totalmente avvolta da questa fiamma nera lanciare un enorme cilindro di fuoco nero verso il cielo e la torre crollare al suolo. Ecco. Ave Maria. Voi non sapete se siete Narada, Ragno, Andrea, Trinket, Staffington, Sneaky e Lorenzo Fantoni? Sono riversi in quella che probabilmente sono delle vecchissime segrete, parecchi metri sotto la torre. Si dice che a Waterdeep queste segrete, questi dungeon sotterranei, vengono usati da una banda estremamente pericolosa. Siete lì, mezzi bruciati, mezzi morti, totalmente privi di senso. Quando un'enorme creatura, strisciante, dalla forma sferica, eccolo, e da tantissimi tentacoli di colore blu, si avvicina a voi, vi lascia questa melma addosso. Oh, guarda Silgar, dei nuovi amici. Sono loro che hanno distrutto il male con la M maiuscola. Quasi quasi i vecchi lord di Waterdeep non mi sono più utili, ma loro, loro sì che potrebbero essere delle pedine interessanti nel nostro gioco, non è vero, Sigar? Oh, come sono intelligente, Xanatar è veramente intelligente. Sigar, andiamo a conoscerli. Chissà che avventure terribili aspettano loro in nostra compagnia, visto che il male, con la M maiuscola, è stato sconfitto. Signori, la campagna è finita. Tutti noi per celebrare, ci spogliamo tutti? No! Grazie. Io vorrei fare che la seconda volta di fila finisce con il ricordo che tira la palla di fuoco. Vero, però stavolta io per il io ci avevo provato a portarlo il più lontano possibile lontano, e farmi detonare da solo. A Daniele per questa palla di fuoco, perché giustamente quindi non tutti nudi, ok. Andate al gruppo le schede come sono finite, se ci avete scritto sopra che le posta Lorenzo live. Uh-huh. Che cosa non ho capito? Andate alle schede se ci avete disegnato, scritto, cambiato. E io ci ho scribacchiato un botto. Le no, là. Io ce l'ho digitale, quindi fa. Anch'io. Sì, anche la mia è ultra digitale. No, io ce l'ho. Comunque, Daniele, ti spiego semplicemente: la scorsa campagna di Dungeons and Dragons sarà finita con The Tortoise, cioè il personaggio di Riccardo, che all'ultimo ha tradito tutti noi e ci ha lanciato una palla di fuoco addosso al suo gruppo, a noi, perché voleva prendersi. Avevo intuito qualcosa nel corso di tutta la storia. Più che altro erano adesso tutti gli episodi che lui voleva lanciare la palla di fuoco
esatto. Cioè, praticamente è salito di livello abbastanza, tipo solo l'ultima giocata per poterlo fare, e lo ha fatto. Ma esatto. E quindi, cioè, lui la scorsa edizione ha lanciato questa palla di fuoco per uccidere l'ultima storia. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Esatto. Questo è il pesciolino rosso, Silgar. E io, in onore di Xanadar, non sapendo che sarebbe venuto a farmi, sono messa un orecchino con un pesciolino rosso, ragazzi. Cioè, un pesciolino rosso. Allora, giusto una piccola informazione per chi non lo sapesse. Xanadar, che è un beholder, è uno dei personaggi più iconici di Dungeons & Dragons e del Faerûn, ed è quelli del gruppo di Xanadar, un gruppo di criminali, e vive in tutto il dungeon di Xanadar sotto Waterdeep. Visto che mi conoscete, sapete quanto amo Xanadar, e visto che finale aperto, non si sa mai che ci sarà una terza campagna di Drawings and Dragons, dove in questo caso sarà una campagna malvagia dove siete gli emissari di Xanadar. Bomba! E dovrete combattere delle persone a voi conosciute. Ho detto, perché no? Mettiamoci Xanadar e facciamo il finale aperto. Ragazzi, è stata una sessione incredibilmente bella anche questa per me. Volevo veramente ringraziarvi da master a giocatori. Ho cercato di fare questo finale qua perché da una parte volevo che le persone pensassero quindi alla fine è stata tutta un'enorme allucinazione e non se ne sono mai andati, e invece usando questo trucchetto come espediente per un'illusione maggiore castata dal possente mago che mi avete arato. Pensavo durasse un pochettino di più, invece me l'avete proprio distrutto, e il tocco è stato quel, a parte usare sempre gli incantesimi che gli facevano parecchio male perché raddoppiavano i danni, aveva 70 PF, non è che ne avesse follie, ma voi però 7. 48 danni tutti insieme, quello lì è stato quello, diciamo, è stato abbastanza. E comunque ci tenevo a dire una cosa, visto che il finale è stato questo, perché palla di fuoco è potentissimo, cioè insomma me lo sono proprio visto, immaginato, disintegrato tutto. Però non ho usato quell'arma segreta che volevo usare sin dall'inizio di questa edizione. La terrò per la prossima. Bravissimo. Bravo. Bravissimo. Daniele, ma ti è piaciuta questa campagna dopo tanto tempo che non giocavi? Beh sì, diciamo che chiaramente è stato per me un casino perché... Anche per noi. La difficoltà, l'imbarazzo, tantissime cose emotive che ti imbloccano, cioè non riesci magari a interpretare bene, a ruolare bene, eccetera. Però mi è servito tantissimo per rientrare nel meccanismo e devo dire che tendenzialmente distruggerei questo personaggio per rifarne uno completamente diverso, nuovo, con caratteristiche che non c'entrano niente con Narada. Ecco, per cui questo mi sento di dire. Questa è la bellezza, perché tu, cioè, è una cosa che abbiamo detto anche tutti quanti noi, cioè, per fortuna che ti sentivi in imbarazzo, perché sei a tuo agio, che cazzo succedeva? Quindi c'è nel esatto. senso... No, lo so. Sei stato bravo, Dani. Però il fatto che non mi aiuta, secondo me, cioè, ma che in generale comunque è la distanza, cioè il fatto che non ho bisogno di sentire, di vedervi. Riusciremo. Il carne e ossa. Quando eravamo tutti quanti assieme era un'altra cosa, ma succederà, Dani. Non però devo dire che... Alla fine, cioè, guarda, siamo qua online e riusciamo a completare l'esperienza e non pensavo minimamente di arrivare a questo punto. Ecco, io credevo un paio di sessioni, non avevo neanche l'idea di poter continuare una storia così tanto tempo. Mi è piaciuta tantissimo, quindi vi ringrazio per avermi... Esattamente, parentesi ragazzi, 2 mesi da quando abbiamo iniziato, perché la prima sessione è stata il 27 aprile 2020. Il mondo è cambiato. Siamo al 30, dai. Potente. Cioè, siamo al 29 Bello. Giugno, 2 mesi. Mesi volati. Cioè, mi sembra ieri che eravate lì davanti alla rocca. Però, scusa, però posso capire che conoscendo un po' meglio le regole, cioè anche solo districarsi nei codici delle tiri salvezza, eccetera, che poi sono le basi in realtà, no? Ecco, quella cosa secondo me aiuta tantissimo anche a studiare una strategia, al poter aprirti, perché altrimenti è difficile, no? Capire come poter...
No, Daniele, tranquillo, io non ho mai saputo le regole, ma non ti preoccupare. Guarda, Daniele, io non sono uno che segue tantissimo le regole, cioè come avete visto io non dico praticamente mai di no, e per me il ruolo sopra le regole vale sempre, ma proprio sempre la cosa più importante. Infatti perché... vi ho fatto fare tantissime cose che in teoria non si potrebbero fare, ma è un gioco di ruolo, è no, una certo, storia condivisa, certo. Per me questa è la cosa più importante, però, logico però... che... Sai cosa c'è anche, Dani? Se tu fai una sessione con i nemici con la griglia, quindi vedi gli spostamenti, la tattica è estremamente più importante. Proprio cioè, è importante come ti sposti, dove ti posizioni sulla griglia, è un'altra però, cosa. Però online è già più difficile viversi questa esperienza qua. Certo, ma ad esempio io adesso ho provato a giocare come in un videogame. Cioè io di fronte al mostro finale, cioè, gioco così come avrei fatto. Prima no, le robe, devo indebolirlo subito e poi dopo insomma, così giusto, avrei giocato da stile. Tu così è che sono così, tu devi capire le debolezze, perché ti ho fatto fare quel tiro di saggezza per farti capire, a te e anche agli altri giocatori, che la magia faceva più male, quindi non sta a tirare frecce, usa incantesimi. Tu, Staffington e logicamente la palla de fuoco mortale di Sneaky sono state, hanno fatto ogni volta il doppio dei danni. Se aveste sfrecciato, gli aveste lanciato in testa solo una ghironda, avrebbe fatto molto meno danno. E ha aumentato la velocità della fase di trasformarlo il fatto che ragno abbia spaccato l'artefatto, se no lui continuava a rigenerarsi. Ecco perché quando l'avevi colpito Trinket non gli aveva fatto, quando Denise, adesso basta con i nomi, Denise ti faceva male. Comunque la chat sta impazzendo di ringraziamenti e saluti. Ragazzi, a proposito della chat, voglio veramente mandare, a parte un abbraccione a tutti quelli che ci hanno seguito finora, sia su YouTube che su Twitch, ma stasera siete stati proprio belli, perché praticamente tutti quelli che hanno iniziato la live ci hanno seguito fino adesso. Perché non abbiamo perso visual dall'inizio alla fine, siete rimasti con noi per tutto il tempo di quest'ultima giocata e non sappiamo quando ricominceremo, ma per ora vi facciamo un sacco. Sì. Mi ricordo, ragazzi, sempre che dopo carichiamo questa puntata su YouTube, farò, sapete cosa faccio? Faccio l'ultimo sondaggio. Un ultimo sondaggio su eventualmente future sessioni di Drawings and Dragons. Anche perché io sono ancora imprigionato lì. Sì, infatti, quindi se hai fatto Lorenzo Fantoni... Il lampredotto. Esatto. Questo qua è stato anche l'esempio di, per farvi capire, ragazzi, che qualsiasi gioco di ruolo giochiate, che sia... Old School Essential, che sia D&D, che sia Cthulhu, che sia Vampiri, Cyberpunk, qualsiasi gioco di ruolo, potete veramente mallearlo come volete. Cioè non ci sono regole per portare i PG in un'altra dimensione, farli fare in questa specie di manicomio, non ci sono regole per trasformare Cren in Lorenzo Fantoni in un attaccato, cioè non ci sono. Il master se le inventa, vede cosa fanno i giocatori, e secondo voi io mi ero studiato i vari modi in cui loro dovevano andare via, ho detto boh, il metodo in un modo troveremo per fargli andare dall'altra parte. È questa la bellezza, cioè rimanere sorpresi. Io rimango sempre sorpreso con voi in particolar modo, perché siete matti come dei cacciucchi, quindi è stato bellissimo. Ricordatevi, ragazzi, ascoltate i vostri giocatori, divertitevi con loro, mai contro di loro, e tifate sempre per i vostri giocatori, sempre, sempre. Dovete essere fan dei vostri giocatori, perché così vi divertirete come dei porcelli e fateli ruolare durissimo proprio, cioè devono ruolare duro sempre, cazzo. E quindi grazie tantissimo ai giocatori per avermi regalato una bellissima campagna e dei bellissimi ricordi che mi accompagneranno sempre. Quindi veramente. Quindi un 2-3 tutti nudi? No, basta! Vabbè che fa caldo, però insomma. Per salutare. No, abbiamo detto che i pezzi di maschile possono andare, no? Sì, infatti. Allora. Ma guarda che Riccardo è il primo che lo vuole. Riccardo no, è il primo che lo vuole. Io ho già da... Il primo che si è sfogliato. È vero, quello è vero. Robè? No, dicevo, Daniele, rigiochi con noi. Io vorrei, ragazzi, non solo vi ringrazio uno a uno, perché insomma lo sapete, ma mi piacerebbe tantissimo potervi vedere. Io giocherò sicuramente, ma voglio incontrarvi. Troviamo il modo di... Sì, dai, lo troviamo il modo. Lo troviamo. Cioè, non ci terrei proprio tanto, umanamente. Sì, pure lei, non scherzo. Che faccio vedere una cosa a... Ecco che ridirà fuori i giocattoli. No. So che andrà in schifo adesso. Beh, a parte Lorenzo che va in schifo, ma... Daniele, perché so che è un super fan. Ah, ti odio. Ce l'ho tutti lì. Dove sono? Mi sa che ce l'ho pure io questo. Sì.
questo qua è il vecchio e noi abbiamo fatto il nuovo. Che bello il regolamento. Roberto, tu hai giocato con me, no, Roby, a Cyberpunk Red? Sì. Hai fatto il PG transgender, se non ricordo male. Bellissimo, il Capitan No Crunch. Sì. Un uomo transessuale, bellissimo. Bellissimo il PG. Per farvi capire, sì. Cyberpunk, ragazzi. Ho promesso da dire che non giocherò per Cyberpunk, quindi... Sì, però ho sentito Sneaky ha detto che... Riccardo ha detto che le regole... No, quello vecchio, quello che il manuale là era un casino. Sì, era, okay. Era un gruppo, però sì. L'ambientazione, ragazzi, è una roba... Cioè, sì, è la migliore del 2020. Sì. C'è una roba... l'ambientazione di Cyberpunk è incredibile, cioè... Non importa avere l'arma più grossa, importa sapere usarla, cioè... Incredibile, cioè... Inutile che fai l'aria da duro se non sei un duro, cioè, no, è incredibile. Il problema è che con quello che sta succedendo adesso, cazzo, stiamo vivendo nel Cyberpunk, che è alquanto preoccupante, ragazzi, cioè... Molto, molto preoccupante. Però... Magari facciamo una campagna in Cyberpunk tutti quanti assieme. Oh, sì, dai, sarebbe una figata. Cioè, ragazzi, è triste salutarsi. Devo al personaggio. Ciao, poi. Sì, adesso come facciamo? Non c'è più l'appuntamento del lunedì. Per il momento. Per il momento. Però è triste comunque quando finisce una campagna. Sì. Io sono bellissimo triste. Questo finale, veramente una bomba, secondo me. Veramente una palla di fuoco. Comunque saluto le bimbe d'Andrea che prima hanno scritto. Siete matti e vi ringrazio. Però salutali con la voce d'Andrea, scusa, e la parrucca d'Andrea. Madonna mia, ma la sollevata perché sviluppa un calore allucinante. Ad aprile pure, ma a giugno. Regà, per l'ultima volta il consentimento, grazie a tutte le bimbe e a tutte le ragazze che hanno voluto cercare il coraggio con noi. Comunque è cresciuta la parrucca, cioè nel senso in questi due mesi che l'hai ritagliata. È una parrucca, non può. Tu sei matto in culo, tu. tu, non io, tu. Ma visto che Nicola fa sempre ringraziamenti, alla fine noi non ringraziamo mai Nicola. Esatto. No, invece l'applauso grazie, Nicola. Grazie, Nicola, grazie. È stato fantastico. Che sei un coglione, però ti vogliamo bene. Sei il nostro magari coglione. Proprio per quello sei il nostro, sono il vostro coglione. Sei il nostro coglione. No, sì, Nicola, per sì. Che la per chiave la del campagna, mio cuore per la prossima campagna impari a dire di no. No, e non mi dà palla di fuoco. No. No. Bravo, giusto, bravo. No, non dirò mai di no. Guardate che sorrisi del cazzo che avete tutti quanti addosso. Che è la cosa più bella quando si gioca di ruolo, ragazzi. Uno può avere tutti i cazzi che vuole nella testa, ma per quelle 8 ore stacca. Abbiamo delle vite frenetiche, abbiamo i nostri casini, però in quelle 4 ore, 3 ore di gioco tu stacchi, ridi, ti diverti, vivi un'avventura parlando, perché alla fine si parla, si crea un racconto assieme. Per me è una delle cose più belle e sane che ci siano, perché ti stimola la creatività, ti stimola a reagire a veramente di impulso, e ti spiega il gioco di squadra, cioè, è incredibile come si vince il GDR, come abbiamo fatto noi durante queste 8 sessioni, giocando. Ridendo, scherzando, giocando, ruolando e divertendoci, ecco come si vince il GDR. Quindi grazie. Una cosa nuova, ma grazie a te. Cosa ti ho insegnato? Ero un po' scettico all'inizio che potevamo giocare su internet tutti separati e cose, però rispetto all'altra edizione io sono stato integrato di più con quelli che ci guardavano, perché leggevo i commenti, facevamo quelli che ci guardavano, perché leggevo i commenti, facevamo battute, diciamo, più modo di controllare anche quello che succedeva fuori dalla partita. Quindi non lo so se preferisco la versione in studio o la versione... Alterniamole. Infatti sì. Basta avere uno schermo separato con la chat mentre ruoliamo anche una sì. Anche però sì. Secondo me saremmo tutti troppo concentrati da noi stessi, cioè da che c'è tutti attorno. Cioè, io non leggo la chat, devo ammettere, mentre giochiamo. No, io stavolta proprio non l'ho letta. Zero. Io propongo di
integrare nella prossima edizione qualche dato biometrico, tipo battito del cuore, elettrodi collegati per vedere la nostra attività. Secondo me ammazza la sua durazione. Ragazzi, chi stai per prendere così? Prova a immaginare, io solamente lo sforzo di Nicola per riuscire a subito reagire a una cosa, costruire un mondo in tempo reale, cioè, mamma mia. Ma perché veramente. Lo sforzo di Nicola è grande. Esatto. Lo sforzo è potente, e lo maneggia bene, e lo maneggia bene. No, no, io morirei, cioè, nel senso, è la cosa bella, cioè, reagire a voi. Ecco perché, cioè, i facepalm in realtà mi servivano per prendere qualche secondo per pensare oggi che cazzo un po' di fiato. Ma perché non facciamo, cioè, Cyberpunk con anche un motore di intelligenza artificiale? Sai che ce ne tu sono. Devi stare calmo, devi stare. No, cioè, ma il master prende anche dall'intelligenza artificiale. Non sentiamo proprio. Inverno muto. Beh, c'è i dungeon. Esatto, io ho provato. A parte che rispetto a Nicola, i dungeon c'è proprio zero, nel senso che non c'è il livello di umano. Meno male, appunto, volevo anche una vostra opinione in merito. Però può essere divertente perché crea magari dei twist così nella. Vabbè, potremmo avere il personaggio Netrunner che è gestito dall'intelligenza artificiale. Comunque, ragazzi, vorrei un attimo solo fare ancora altri due ringraziamenti, reiterarli se magari qualcuno non c'era prima, appunto al super collettivo Supernova per le canzoni che ci ha fatto, e anche un grande grazie di cuore a Samuele Ventifacce per aver fatto il nostro moderatore, per aver reso briosa la chat, per averci fatto i video di recap e diciamo di cronaca delle nostre sessioni. Quindi Samu, grazie mille, veramente tanto. Verrò alla tua taverna a bermi un birrone appena noi veniamo tutti quanti. Andate tutti quanti alla taverna del Gentilorco a Pavia di Samuele. Seguite la pagina Facebook, esatto, perché fa vedere delle cose fighissime. Grazie soprattutto a tutte le persone che ci hanno seguito durante questi due mesi. Veramente grazie. Ci hanno fatto le fan art, i meme. Cioè, veramente, comunque la pagina di Drawings and Dragons vedremo di tenerla viva. Tutti quanti noi ci potete trovare su Facebook e a tutte le fiere di settore. Siamo lì. Dovremo portare anche Daniele, ragazzi, a Luca Comics e fare disastri e giocare assieme a lui. Per ciò che riguarda, ve lo ripeto l'ultima volta, il sistema di gioco è Old School Essential. Trovate la pagina Facebook Old School Essential GDR Italia. Vi andate, mettete, iscrivetevi, che vi scrivo tutte le cose. Le sessioni noi le facciamo sempre su Discord come dei pazzi. E speriamo che ricomincino presto le fiere per vederci tutti quanti di persona, perché è molto più figo. E vediamo invece di vederci tra di noi otto, per stare un pochettino assieme, farci una ruolata e berci una birra uno davanti all'altro. Esatto. Ci sta, molto ci sta, volentieri. Ci sta. Ciao signori. Comunque, grazie. Complimenti alla chat pure, perché sono stati bravissimi. Cioè, ovviamente Samuele è stato bravissimo con la moderazione, ma voi siete stati bravissimi. Ragazzi, siamo scordati un ringraziamento, però siamo delle bestie. Il povero Fantoni che ci ha ospitato sul canale. Scusate, ma non è Fantoni, è Lorenzo Fantoni. È stato il tuo canale Twitch. È stato veramente una bellissima esperienza. Adesso sarà molto difficile anche avere le stesse views senza di voi, lo dico proprio in maniera proprio da avido di numeretti. È stato molto bello, è stata anche un'esperienza tecnica interessante, perché dove avete 400 occhi per gestire tutte le robe. Grazie a Lorenzo il Lampredotto Fantoni. Esatto, che è il Lampredotto, che è un emoticon del canale, se vi registrate la potete sbloccare. E detto questo, grazie a voi, è stata una figata. La volevo fare dall'altra volta, ce l'avevo qua perché rosicavo tantissimo, ma sono molto felice, onestamente. Sono una persona molto felice, stranamente molto felice. Perfetto. Grazie, basta, ragazzi, chiudiamola. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima stagione. Ciao ragazzi. Dai. Ciao. Top.